Buonasera a tutti, iniziamo i lavori della seduta del Consiglio, la seduta odierna del 29 maggio. Procediamo con l'appello nominale, prego signora Marisa. Lampoglia, presente. Gagliardi, presente. L'assessore Carlomagno è assente per motivo giustificato in quanto un lutto di famiglia. Vicecompi. Presente. La Banchi. Presente. Nicodemo. Presente. Corazziero. Presente. Boccia. Presente. Ricciardi. Presente. Amato. Presente. Chiarenti. La Banca Pagano, presente. Diego, presente. Fornato, presente. Chettini, presente. Con 15 presenti la seduta è valida. In via preliminare vi chiedo l'autorizzazione per le dirette streaming e la registrazione dei lavori consigliari. Per voto palese, autorizzo. Procediamo con la lettura del primo punto all'ordine del giorno. Presa d'atto di missioni di consigliere comunale dalla carica di consigliere dell'Unione Lucana del Lago Negrese. Nomina nuovo consigliere. Comunico la lettura della comunicazione delle dimissioni della carica di consigliere dell'Unione Locale del Lago Negrese pervenuta il 10 maggio. Lo scrivente, consigliere comunale Mariano Labanca, con la presente per problematiche personali, comunica alla signoria vostra di dimettersi dalla carica di consigliere nominato presso l'Unione Locale del Lago Negrese, per cui voglia attivare l'iter previsto per l'elezione di un altro consigliere di minoranza da delegare a tale compito. Quindi procediamo per la designazione del consigliere di minoranza come previsto dallo statuto dell'Unione Locale della Negrese, Unione dei Comuni. Volete aggiungere qualcosa oppure possiamo procedere? Il consigliere Mariano Labanca chiede la parola, prego. Non funziona il microfono, comunque dovevo necessariamente ringraziare chi l'anno scorso mi ha dato la fiducia di reggermi nell'assise dell'Unione dei Comuni, però è ovvio che quando uno assume la carica deve impegnarsi al 100%. Attualmente la mia condizione professionale e personale non mi consente di poter soddisfare al meglio quelle che sono le esigenze di rappresentare una minoranza del Comune della Rieti, importantissimo e sempre più grosso comune, Unione dei Comuni, quindi ho dovuto necessariamente dimettermi. Colgo l'occasione per ricordare anche l'ennesimo episodio di violenza successo in Europa, le vittime di Maastricht, quindi visto che è il primo consiglio comunale, allora chiedo all'assise magari alla fine di un ricordo, una cosa, perché purtroppo ci troviamo oggi come comunità a dover assistere in maniera sovente a questi attentati, a questi atti vivi portati in carica da personaggi che nulla hanno a che vedere col vivere comune e col vivere civile. Con questo io spero che sicuramente la minoranza designerà un nuovo componente che è meglio di me saprà fare il compito di attivare. Grazie. Grazie, signora Maria Mambanca. La sospensione o il minuto di silenzio per gli altri? Allora sì, procediamo allora con la votazione per sospendere i lavori del Consiglio. All'unanimità sospendiamo i lavori per 5 minuti.
all'aliquota IVA speciale del 4% unificata per tutte le forniture di servizi essenziali limitatamente alla prima casa e limitare l'addizionale IVA solo alla quota relativa al costo della fornitura ed escludendo, esentandola dall'addizionale IVA, le voci relative alle accise e agli altri costi accessori.
proposto dal gruppo consiliare di maggioranza Partito Socialista Italiano. Prego, consigliere Boccia. Grazie Presidente. Prima di leggere l'ordine del giorno, chiaramente è un ordine del giorno che non prevede un'approvazione di aliquote da parte del Comune, ma è un ordine del giorno che vuole promuovere al nostro governo, come Partito Socialista Italiano praticamente lo stiamo proponendo dove siamo presenti, in tutti i consigli comunali dove siamo presenti, un abbattimento del costo appunto di alcune aliquote IVA su alcune utenze necessarie ai fini della vita domestica delle famiglie italiane. Lo leggo per intero e poi magari mi soffermo sull'ordine del giorno. Premesso che la semplice osservazione delle dinamiche economiche di questi ultimi anni fa emergere l'amara considerazione che la carenza delle risorse economiche grava maggiormente sulle famiglie, mentre tutti i lavoratori hanno un'associazione o un sindacato di categoria che li tutela per i loro diritti nel rapporto di lavoro, non esistono enti e associazioni che tutelano i cittadini per i loro diritti nelle pareti domestiche. Molti indicatori statistici, quali il numero e la tipologia dei protestati, ovvero delle persone insolventi con gli istituti di finanziamento, ovvero i debitori che subiscono pignoramenti mobiliari, dimostrano che in grosse difficoltà economiche non ci sono solo grandi e medie realtà imprenditoriali. Il fatto che il pignoramento di proteste sia naturale, ormai anche per piccoli importi, dimostra infatti che ormai in fase recessiva sono cadute piccolissime realtà individuali, come piccoli artigiani, piccoli imprenditori o professionisti o addirittura famiglie. Non si tratta di un fenomeno sociale negativo di estensione e diffusione dell'insolvenza premeditata e dolosa, ma piuttosto dell'indicatore che ormai anche soggetti che svolgono lavoro dipendente tendono a trovare risorse per arrivare a fine mese. Ai problemi di queste persone è opportuno dare ascolto, cercare di capire e se possibile dare risposte e soluzioni. Il quadro critico potrebbe essere affrontato attraverso la riduzione della spesa delle famiglie. Un sistema per la spesa delle famiglie potrebbe essere quello di ridurre i costi per il consumo di beni di prima necessità. Un sistema per la spesa delle famiglie potrebbe essere quello di ridurre i costi per il consumo di beni di prima necessità. Nelle bollette dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua potabile si applica l'IVA del 10% e viene calcolata non solo sul costo della fornitura ma anche su costi accessori e delle accise, includendo nella base imponibile le addizionali regionali e le accise. Tale computo è ingiusto ed iniquo e tra l'altro l'illegittimità del medesimo computo è stata pronunciata in una serie di sentenze di merito fondate su un principio alla base del quale si può affermare che un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra, salvo deroga esplicita, concetto già ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 3671 del 97. Tuttavia la stessa Enel, in una nota scritta dello scorso gennaio, aveva giustificato l'inclusione di addizionali accise puntualizzando che la fornitura di gas ed energia elettrica operata sul territorio nazionale e nell'esercizio dell'attività di impresa è soggetta ad IVA ad applicarsi all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cliente al venditore. Per quanto riguarda invece le forniture di gas o metano, inoltre bisogna osservare che la normativa in vigore distingue tra uso per cottura ed uso per riscaldamento, ponendo l'IVA agevolato al 10% solo per la quota destinata alla cottura, mentre per la quota di consumo destinata al riscaldamento resta l'aliquota del 22%. Essendo complicato, visto che la fornitura è unica, scorporare la quota di consumo per la cottura da quella per il riscaldamento, si è deciso per i primi 480 metri cubi all'anno l'aliquota è del 10%, mentre per i metri cubi successivi è quella ordinaria. Fatte queste premesse, è lapalissiano dedurre che una riduzione notevole sulla spesa annuale delle famiglie verrebbe garantita assoggettando tutte le forniture di acqua, elettricità e gas per uso domestico all'aliquota IVA agevolata del 4%. Infatti, a differenza dei soggetti con partita IVA che possono detrarre l'IVA pagata per forniture energetiche dal calcolo dell'IVA sui loro incassi, le famiglie non possono detrarre dall'imposta che resta qui tutta a loro carico pagandola per intero.
Una riduzione dell'imposta quindi dal 22%, in alcuni casi dal 10% al 4%, porterebbe un risparmio secco di notevolissima entrata e di identità sul bilancio annuo di una famiglia. Ulteriore misura che porterebbe risparmio sarebbe la limitazione dell'applicazione dell'IVA alla sola fornitura del prodotto, escludendo dalle accise i canoni e gli accessori. Si pone il problema dell'ambito di applicazione di tale provvedimento, che deve essere un intervento di solidarietà per chi ha bisogno. Non appare giusto limitare la esclusione del calcolo IVA di voci che nulla c'entrano con la fornitura, in quanto è un discorso di equità generale, indipendentemente dal reddito goduto. Cosa diversa è per l'IVA agevolata al 4% o per la deducibilità. Per le agevolazioni dell'aliquota IVA può essere considerato giusto prevedere la limitazione alla prima casa, la cui identificazione è già prevista nel nostro sistema fiscale. La deducibilità delle spese energetiche può essere invece limitata sempre alla prima casa e solo per soggetti rientranti in fasce di reddito molto basse. Ordini del giorno dello stesso tenore verranno approvati da numerosissimi altri consigli comunali, allo scopo di dare forza a una voce di richiesta di sensibilizzazione del governo per assumere mezzi, strumenti e provvedimenti destinati a tal fine. Tanto esposto e premesso, si chiede appunto e si impegna il sindaco a promuovere, anche mediante trasmissione della presente delibera, i passi opportuni presso il governo e i ministri competenti affinché si proceda con appositi ed idonei strumenti legislativi volti all'abbattimento del costo delle forniture di acqua potabile, domestica, energia elettrica, risorse energetiche per il riscaldamento e la cottura d'uso domestico mediante riduzione del regime IVA vigente. Quindi dal 10 o 22% a seconda dei casi, all'aliquota IVA speciale del 4%, unificata per tutte le forniture di servizio essenziali limitatamente alla prima casa, e limitare l'addizionale IVA solo alla quota relativa al costo della fornitura, escludendo, esentando l'addizionale IVA, le voci relative alle accise e gli altri costi accessori. Si invita anche il Presidente del Consiglio di disporre la trasmissione della presente delibera, qualora fosse approvata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero dell'Economia. Come dicevo, non è un atto di approvazione di competenza del Comune, ma praticamente lo stiamo proponendo in tutti i consigli comunali dove siamo presenti. Anzi, io invito anche gli altri politici dove il Partito Socialista non è presente a volerlo eventualmente proporre anche in altri consigli comunali, per far sì che in un momento di crisi, diciamo ormai consolidata negli anni, di suggerire, visto che diciamo il governo e lo Stato ha i mezzi per poter incidere anche limitatamente ad alcune fasce di reddito, appunto aliquote agevolate dal 22% al 4%, limitatamente alle utenze al consumo di beni di prima necessità. Grazie. Grazie capogruppo Boccia. Ci sono altri interventi? Il capogruppo Chiarelli, prego. Buonasera a tutti, io intervengo per esprimere voto favorevole a questa iniziativa, anzi plaudo al consigliere Boccia e al gruppo socialista che comunque credo abbia centrato un qualcosa di importante per le famiglie e che possa essere il carico fiscale. Si possa attenuare è certamente qualcosa di importante, partendo dalle utenze, dai costi primari. Certamente è un'iniziativa che dobbiamo sostenere e speriamo che anche altri comuni, anzi molti comuni, possano aderire a questa iniziativa. Quindi il nostro voto sarà certamente favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Snato. Anche la minoranza voterà favorevolmente questo ordine del giorno. Teniamo a puntualizzare una cosa che riteniamo sia giusto fare,
e cioè quello di indicare, era opportuno magari indicare dove che si andavano a recuperare queste riduzioni di tassazione per intervenire sulla spesa pubblica, perché riducendo delle aliquote anche se su dei beni di prima necessità comunque ci sta una riduzione di gettito da parte dello Stato, quindi organicamente la proposta a nostro giudizio andava formulata in questi termini, cioè indicare come è stato indicato praticamente la riduzione, ma nel contempo indicare anche le voci dove si andava a compensare questa riduzione di gettito. Grazie. Ci sono altri interventi da parte del Consiglio? Il consigliere Ielpo, prego. Grazie Presidente. Scusate, Presidente. Va bene, io credo che prima che entro nel dettaglio voglio far notare una cosa fatta nel precedente, non precedente, come nel penultimo consiglio comunale, dove quando prende la parola il Gemello è stata fatta una violenza contro una donna, cioè contro la Presidente del Consiglio. Si sono scagliati contro per aver detto, fatto, per aver non aver tolto la parola al consigliere Ielpo. Allora io... Consigliere Ielpo, però dobbiamo... Voglio fare questo appunto perché sembra che ogni volta che il consigliere Ielpo prende la parola incita al presidente che gli deve togliere la parola. Voglio ricordare a chiunque qua dentro che ognuno di voi può esprimere il proprio pensiero e la propria opinione e non dettagliare nei propri limiti, e quindi non si devono dare pregiudizi. E adesso posso entrare nel tema. Nel vivo della tematica dell'ordine del giorno. Sì, no, io entro nel tema, non c'è problema. Grazie. Mi sembra che i socialisti si sono dimenticato una cosa per abbattere i costi, specialmente dell'acqua potabile, come nel caso del comune dell'Auria. E questo glielo faccio presentare al sindaco, no? Io ancora oggi ho chiesto al comune il contratto dell'acquedotto Lucano dal comune di Auria nel 2003, a oggi non mi è stata data nessuna carta che non esiste, mi hanno dato una carta, una determina dei fondamenti che adesso sono pure chiusi. Io vorrei sapere questo contratto, ma perché non esce fuori, e chiedo alla segretaria Marisa Chiarelli di metterla a verbale, che il consigliere Ielpo vuole questo benedetto contratto stipulato dal 2003, la produzione, perché non è possibile che qua paghiamo l'acqua cara come l'oro. Non c'è nessuna delibera comunale, a me non è stato fatto, non esiste, perché ho domandato, ho fatto la richiesta scritta. Io voglio sapere qua come si è data sta produzione qua. I cittadini non erano d'accordo, chi era d'accordo se non era d'accordo il Consiglio Comunale? Quindi come potete, consigliere Boccia, come potete abbattere dei costi quando il presidente dell'acquedotto Lucano guadagna 30.000 euro al mese, più porta borse, più alto di giorno il costo dell'acqua? Mi immagino io nell'energia elettrica, ma come possiamo abbattere i costi se non li battiamo all'origine? L'acqua non è una cosa che la produciamo noi, che investiamo per produrre, è una cosa che esce dalla natura, quindi noi ci viene a costo zero, almeno l'acqua, penso. Io voto sì, perché comunque è una cosa buona, ma queste cose le dobbiamo dire, non è che andiamo a fare una cosa. Io voglio sapere chi c'è all'origine di questa cosa, però il costo è inutile, che l'IVA la mettiamo a 4% quando poi ci viene il costo alto. Grazie Presidente. Grazie. La parola al consigliere La Panca. Sì, allora per esprimere il mio voto favorevole sull'ordine del giorno, prendo atto che comunque sulla prima casa è un provvedimento importante, solo per ricordare a noi tutti, per ricordare alla Giunta, per ricordare al Consiglio, che almeno per quanto riguarda l'aspetto dell'acqua potabile, magari non essendo oggi all'oggetto, magari impegniamoci
in commissione o quant'altro, perché dobbiamo comunque assicurare questo prezioso bene alle altre 60 famiglie che a lavoro ancora non hanno il godimento di questa preziosa coppia. Io ve lo ricorderò fino a compimento, perché è importante che un comune come Laurina, che galleggia sull'acqua, portare a casa di tutte le famiglie l'acqua potabile. Sicuramente non sarà onere del comune di Laurina, sarà onere dell'Etna, sarà onere della produttività locale, sarà onere della regione di Basilicata, però io voglio impegnare il Consiglio Comunale, magari in una commissione, a decidere le azioni da farsi in maniera unitaria, perché questo tipo di battaglia non è la battaglia del singolo, non è la battaglia del gruppo, ma è la battaglia di tutti per rivendicare un diritto sacrosanto per le famiglie. Ripeto che voterò sì all'ordine del giorno proposto dai socialisti. Che ringrazio. Grazie a lei, consigliere. Capogruppo Ricciardi, prego. Grazie Presidente, solo per dichiarazione di voto, il gruppo del PD sostiene fortemente questa proposta e crede che vada proprio nell'ottica di quello che un gruppo di centro-sinistra debba fare, quindi un applauso al PSI per questo ordine del giorno. Rispondo giusto in due secondi a alcune considerazioni fatte dal capogruppo Ierco, sul quale però non possono, secondo me, passare così. Su due punti fondamentali. Uno, non credo che siano veri i quanto gli emolumenti percepiti dal presidente dell'acqua spa, dell'acquedotto locale, ma io non lo so, quindi verificheremo. Mi sembra veramente troppo eccessivo, più del presidente della Repubblica, più del presidente del Consiglio, più di tanti altri. E seconda cosa, mi pare strano che un comune come il nostro non dia accesso agli atti quando i richiesti sono più pronti e disponibili a farlo. Quindi farò, vediamo un attimino, anche se credo che non sia così. Grazie. Sì, ha chiesto la parola anche il capogruppo Boccia. No, io semplicemente per ringraziare tutti i colleghi. Per ringraziare i colleghi che voteranno quest'ordine del giorno, io mi soffermo giusto per. Se vado così non ero presente neanche in Consiglio, ma noi non siamo, cioè non è che abbiamo un contratto, noi siamo partecipiamo all'acquedotto locale, ci siamo entrati, quindi non ci deve essere un contratto, noi siamo soci con una quota di capitale che è regolarmente iscritta anche nel nostro patrimonio, quindi voglio dire, questo è chiaro, bisogna saperlo. Per il resto credo che, spero che questo ordine del giorno venga preso in considerazione dal governo sulle, poiché non è una riduzione che facciamo noi nei consigli comunali, nel consiglio comunale, ma è chiaro che il governo dovrà trovare, nel momento in cui prende e considera una richiesta che viene da, magari dai comuni, di sgravare delle famiglie, le famiglie deve trovare, io potrei anche dirglielo magari 94 anni, ma è chiaro che il governo che legifera su questo e non sono i singoli comuni che vanno a trattare, questa è una cosa, è legislazione nazionale su cui i comuni possono promuovere, come stiamo facendo in questo momento, un iter, ma certamente se poi ci chiamano diremo anche la nostra. Del resto l'ordine del giorno che abbiamo presentato lo abbiamo fatto, ho collaborato anch'io a livello nazionale a stilarlo, quindi se verrà preso in considerazione saremo felici anche di, se lo prenderanno in considerazione saremo felici anche di dargli dei suggerimenti su come trovare eventualmente delle risorse. Grazie capogruppo Boccia, chiedo la parola il capogruppo Snato. Giusto per una piccola puntualizzazione, questa è una proposta, sì, capite, non è diciamo di competenza dei consigli comunali, ma proporre qualche cosa significa a 360 gradi individuare anche delle risorse per poter compensare queste riduzioni. Allora, quando al governo si propone anche questa possibilità di dove attingere per poter compensare questo,
diciamo che il governo non è che è incambiato, però diciamo la prende in considerazione sicuramente diversamente, che non una proposta sì che ti implici di riduzione di tassazione, perché tutti quanti vogliamo ridurre le tasse, no? Allora a questo punto ecco perché sarebbe stata più compiuta e più organica se fosse stata presentata così. Era giusto un appunto. Possiamo procedere con la votazione. Il sindaco, scusate. Il sindaco la morte. Come amministrazione, diciamo, plaudo l'iniziativa, perché quando si parla di politica che viene da basso, si intende questo con politica, ovvero si fanno delle proposte che possono arrivare in ambito nazionale, possono essere migliorate, ma tutto si può dire fuorché che la classe dirigente, partendo dal basso, non mette in campo delle iniziative. Non so dove si arriverà, perché anche questa è la politica, non so quali saranno le coperture di spesa che andranno, ma penso che ogni gruppo a livello nazionale abbia la prerogativa e il diritto di esercitare, pur non amministrando, come nel nostro caso, di capire dove si possono andare a reperire le risorse. Mi aggancio al discorso dell'acqua. Io mi auguro che come commissione, la terza commissione, possa fare uno studio certosino di tutte le abitazioni che non hanno l'acqua, che non vengono raggiunte dalla fogna, che c'era un piano ATO raggiunto da tempo, in modo tale da poter, non perché questo sia una novità assoluta o sia il problema di Lauria, cioè, c'è una lettera del presidente dell'ANCI di qualche mese fa, che dice che se si continua così si rischia di aumentare il livello di solitudine dei sindaci, perché se si fa finta di non sapere, cercando diciamo di creare l'elemento che possa creare scompiglio, penso che non si arrivi da nessuna parte. Noi dobbiamo mettere gli organi deputati nelle condizioni di poter dire che tutte le aree, a partire dalla densità abitativa, che pare essere l'elemento fondamentale, e poi anche magari l'intervento politico che spesso vada alle minoranze, alle aree limitrofe, ci mettiamo nella condizione di poter avere definitivamente un quadro completo, a partire da Timpa Rosso, dove abbiamo diverse segnalazioni sull'estendimento, ad arrivare ad altre aree che stanno nell'area nord, che stanno nell'area sud, cioè non c'è una prerogativa, ovvero la politica non dovrebbe ergersi a rappresentanti che si concentrano su determinate aree o fazioni. Possono arrivare perché hanno una priorità in base al criterio. Io dico, come consiglio, gli organi che abbiamo, mettiamoci nelle condizioni di poter avere una mappatura completa a 360 gradi. Questo è il suggerimento che mi sento di dare in qualità di amministrazione. E poi per il resto, ripeto, penso che sia un'ottima iniziativa, sia stata messa diciamo a disposizione di una discussione che può continuare anche in altri ambiti. Penso che di raccogliere e di sposare pienamente quello che diceva il capogruppo Boccia, approfittando del fatto che non è che il comune non ha, possiamo andare a verificare, il comune ha un archivio che è immenso. Se si chiedono le carte del 2 avanti Cristo e siamo 48 anziché essere 98 rispetto al dimensionamento e dobbiamo portare avanti un'attività amministrativa, diventa magari un problema, cioè, però ci sono delle cose che sono deputate e che sono tali. Il fatto che la legge Galli del 94 abbia deputato l'ingresso all'interno dell'acquedotto lucano condivisibile o meno, è quello, è per legge. Forse la Conte riuscirà a spuntare e stare fuori, dovrà programmare gli investimenti da qui a 20 anni. Però si può discutere del fatto della gestione, ma col sindaco di Rotonda, se ti capita di parlarci, che ci starà adesso, dai, il problema è chi è che prenderà la palla quando ci dovranno fare gli investimenti. Questo. Poi si può parlare della gestione, dell'efficientamento, che sia giusto o no la legge, condivisibile o meno. E no, questo è il quesito su cui ci stiamo discutendo. Come diceva il consigliere Bocci, il capogruppo, è un atto di adesione. Penso ci sia un altro da lì, cioè, come avviene per tutta la società. Noi cercheremo di ripiegarci, ma basta fare una misura, non è che ci vuole chissà che cosa. Poi noi cercheremo di reperire tutto il possibile, ma è tutto catalogato. Quindi da questo punto di vista c'è apertura massima a discutere, apertura massima al rispetto delle leggi, perché la legge Galli era una legge a pari di tutte quante le altre, e mi pare che spesso si dica che si debbano rispettare le leggi, tu che si possa lottare per cambiarle, che si possono mettere in campo delle iniziative che magari partono di pari passo, questo è un altro ragionamento, però quello è stato fatto nel pieno rispetto della legge Galli del 94. Io no, sarà che mi sbaglio, ricordo alcune delibere consigliari pure che ci sono, dovrei averle a casa con tutta la giustificazione, il risparmio delle spese che venne fatto all'epoca in una stima.
naturalmente ci possiamo mettere e ne possiamo discutere. Per chiudere l'argomento e dire che c'è piena disponibilità, non ci sottraiamo, consapevoli che i problemi non sono uno nessuno di 100.000, si avvicina più a 100.000 adesso che a nessuno di Pirandello, anche se quello è diciamo pesante. Quindi da parte mia c'è pieno apprezzamento, penso di esprimere come vi siete espressi tutti, e piena disponibilità ad affrontare le questioni attinendoci a quello che sono. Grazie al sindaco, possiamo procedere con la votazione con appello nominale. Lamboglia. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Zaccagnino. Sì. Carlo Magno. Sì. Vice Conti. Favorevole. La Banca Egidio. Nicodemo. Sì. Corattiero. Sì. Boccia. Favorevole. Ricciardi. Favorevole. Amato. Favorevole. Chiarelli. Sì. La Banca Mariano. Sì. Pietro. Sì. Fortunato. Sì. Tiffini. Favorevole. Cresci. Sì. Con quanti voti? 16. Con 16 voti favorevoli il punto è approvato. Procediamo con il terzo punto. Approvazione prospetti dell'inventario dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016, riclassificati e rivalutati nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo numero 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. La parola al capogruppo Ricciardi. Presidente, se è possibile chiedere di fare discussione unica, visto che i due punti, questo e quello immediatamente successivo, sono proprio dentro di uno all'altro. Grazie. Sì, procediamo quindi a votazione per leggere i punti, va bene, sono comunque... Sì, la votazione avviene separatamente. La discussione, l'introduzione, quindi possiamo procedere, il consulto delle minoranze che non mi fanno favorevoli? Sì, 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 sì. Siamo favorevoli a stare come siamo buoni. Sì, oggi. Quarto punto, do lettura anche del quarto punto che sarà discusso unitamente al 3. Esame ed approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016. I due punti vengono introdotti dal sindaco in quanto l'assessora Carlo Magno è stata impossibilitata per motivi di famiglia. Prego sindaco. Grazie Presidente, innanzitutto il mio ringraziamento va all'assessore, diciamo, qui esprimiamo la piena vicinanza, l'abbiamo già espressa personalmente, ma voglio ribadire all'interno dell'assise comunale. Vorrei ringraziare l'assessore per aver seguito, ringrazio gli uffici, i dirigenti del settore che da questo punto di vista sono stati, diciamo, hanno lavorato per settimane per metterci nelle condizioni di poter procedere. Naturalmente veniva detto recentemente gli atti sono provvedibili di gli atti, la produzione dei prospetti dell'inventario dello stato patrimoniale, che nonostante l'ANCI ha chiesto il rinvio, che molto probabilmente verrà contato per tutti i punti, lo abbiamo messo in campo in una condizione particolare, i software non ancora aggiornati al 100%, in una condizione in cui il personale non è, diciamo, non abbiamo il personale necessario per poter far fronte, un metodo di scrittura, diciamo, non consono, quindi una scrittura perfettibile che negli anni dovrà arrivare a regime, sulla quale anche gli altri comuni si stanno misurando. Per quanto riguarda invece il rendiconto, poi strettamente annesso e collegato al rendiconto. Bisogna aiutare il bilancio di un'altra parte della
non è riconosciuta la rottura del lavoro, questa è la difficoltà principale di tutti i problemi. Grazie. Allora andiamo quindi al rendiconto. Diciamo che il rendiconto è il momento più importante, atto a verificare se non è stato effettivamente messo in campo attraverso la programmazione, con la programmazione decisa e l'approvazione del bilancio di previsione, che poi il rendiconto è propedeutico anche a questo. Naturalmente nella relazione al rendiconto si mette in evidenza i vari passaggi, la gestione dell'esercizio provvisorio, che è avvenuta, diciamo, è stata approvata agli inizi del mese di gennaio, poi l'approvazione del bilancio di previsione, quindi il PEC definitivo e quant'altro, tutta una serie di atti amministrativi che ci hanno portato, diciamo, al poter arrivare ad oggi con poi gli atti conseguenziali degli equilibri dell'assestamento. Naturalmente in queste condizioni il Comune ha erogato, diciamo, tutti i servizi come ha sempre fatto, a partire dal sociale, a partire dal trasporto, garantendo, diciamo, quelle condizioni che negli anni si sono susseguite e che hanno contribuito a mantenere quella tenuta sociale che spesso, diciamo, forse noi tendiamo a non vedere, ma che ha un costo ben preciso partendo da una distribuzione di lavoria così come elaborata sul territorio, non sottraendosi a fare manifestazioni dal punto di vista sportivo e culturale, naturalmente nella carenza di risorse che noi evidenziamo sul territorio. Per quanto riguarda il fatto che il bilancio di Aulia, del rendiconto, sia un bilancio sano, è naturalmente evidenziato dal risultato della gestione finanziaria. Una gestione finanziaria che prevede un avanzo, consta di un avanzo di circa 3 milioni, suddiviso nel seguente modo: l'avanzo d'amministrazione al 31/12 di 3 milioni e 110 mila euro. Abbiamo la parte accantonata che è fatta ed è di circa 2 milioni e che è composta dai fondi crediti di dubbia esigibilità, che sono quei fondi, diciamo, di esigibilità dubbia e che è necessario accantonare in base, diciamo, alle normative perché potrebbero non essere recuperati. I fondi di anticipazione di liquidità, che è praticamente le anticipazioni che di sovente facciamo e andiamo in sofferenza anche come cassa, il fondo contenzioso di 396 mila euro e che trattasi del fondo dovuto alle trattenute della ditta RSU che si sono susseguite negli anni 2015 e 2016 per arrivare ad un totale di 2 milioni e 27 mila euro. Dopodiché abbiamo la parte vincolata che è costituita dai vincoli derivanti da legge e da principi contabili, che vabbè è quasi zero, altri vincoli da specificare, ed in particolare tra gli altri vincoli da specificare abbiamo i 624.000 rotti euro che riguardano il recupero del ruolo panarese che arriverà a suo compimento nel 2024, perché abbiamo una rata annuale che si susseguono negli anni e che viene diciamo consuntivata anno per anno, e un'altra quota legata ai fondi regionali per quanto riguarda il TPE. Questo è un quadro generale che noi abbiamo sviluppato e all'interno del quale ci rendiamo conto che l'avanzo è, diciamo, consistente e l'avanzo di amministrazione disponibile è relativo a circa 248 mila euro. Naturalmente viene fatta un'analisi elaborata per quanto riguarda la gestione di competenza, il risultato della gestione dei residui che vengono annualmente accertati e che in maniera certosina sono stati, diciamo, messi in campo come avviene da anni, e questo devo dare atto agli uffici che hanno fatto veramente un lavoro, riscontrando e l'equilibrio della parte corrente e l'equilibrio per quanto riguarda il bilancio degli investimenti, evidenziando che non ci sono stati indebitamenti in quest'ultimo anno, quindi la situazione degli avanzi, la situazione di quest'anno in particolare del rendiconto vede un ente che, diciamo, è sano, che ha messo in campo anche una certa autonomia nel poter, nonostante la ristrettezza delle risorse che ci permette di arrivare a tutto, che quindi ci consente di poter affrontare quest'anno, seppur tra tanti tantissimi problemi, con la consapevolezza di avere i conti sani e con la consapevolezza di dover fare tanti sforzi e sacrifici per negli anni a venire, visto comunque i tagli che continuano a susseguirsi negli anni e visto la criticità dei trasferimenti che, come avete visto senz'altro dalle carte, tendono ad essere sempre minori, e quindi l'autonomia positiva del Comune, pur mantenendosi più o meno allo stesso livello, ha garantito i medesimi servizi che, se è il caso, andremo a funzionare. Grazie. Grazie Sindaco per l'illustrazione.
Il capogruppo Snato, prego. Allora, noi annunciamo il voto negativo per quanto riguarda il bilancio, perché noi abbiamo un approccio diverso per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica. Analizzando un pochettino i dati, è emerso in alcune tabelle della pagina 46 dove la spesa corrente impegnata e per missioni sul turismo è zero, tutela salute zero, politiche per il lavoro e formazione zero, agricoltura, politiche agroalimentari e pesca zero, sviluppo economico e competitività 0,75%, energia e diversificazione delle fonti energetiche che era stato oggetto di discussione anche in sede di campagna elettorale, zero. Sui servizi istituzionali generali di gestione, la parte della fatta Leone, il 28,42%. Ho avuto modo di constatare pure che negli anni precedenti, 2014, 2015 e 2016, il trend è stato sempre lo stesso. Per quanto riguarda poi il trasferimento di correnti dall'Unione Europea, questo pure è zero. Si era parlato anche in campagna elettorale di mettere un ufficio ad hoc proprio per cercare di captare il più possibile risorse che provenivano dall'Europa per poter cercare di utilizzarle poi nella nostra comunità. Quello che vale a constatare, visto che tutti quanti stiamo parlando di ristrettezza economica e di crisi, è per quanto riguarda il costo del personale. Cioè io ho visto un attimino che per quanto riguarda le posizioni organizzative e le riduzioni di risultato, noi sulle posizioni organizzative il massimo che prevede il contratto collettivo 2002-2005, che poi è stato richiamato anche successivamente, di 12.911,42, un minimo di 5.164,57. Il comune di Lauria si è attestato su 12.500, cioè 10.000 più il 15% per quanto riguarda le retribuzioni di risultato. Queste retribuzioni vanno dal 10 al 25% dello stipendio annuo. Cioè la forbice comunque tende verso il massimo. Io non discuto sulla capacità e sul lavoro svolto da parte dei funzionari, però visto e considerato che ci troviamo in una situazione di difficoltà estrema, penso che tutti quanti dobbiamo spingere la cifra in una situazione di questo tipo. E comunque, visto che ci sono difficoltà pure nell'assumere personale, gran parte di queste risorse potevano essere utilizzate per questo. Poi noto in un settore quale quello del governo del territorio, dove riscontro una duplicazione di costo, perché noi abbiamo chi è che percepisce ciò è un geometro e poi è un ingegnere, dove il discorso è diviso con la regione al 50% in base all'utilizzo che ne facciamo, però il contratto dell'ingegnere è un contratto regionale di alta formazione e qua le percentuali sono diverse. Cioè per quanto riguarda la retribuzione di risultato si va dal 10 al 30% dello stipendio annuo e quindi è molto più alto, oltre al discorso delle spese di trasferta e quant'altro. Quindi io poi non sono andato nel dettaglio per quanto riguarda i dirigenti, mi servono di farlo. A questo punto penso che andava rivisitato un pochettino questa situazione qui, che invece non c'è stata questa accortezza. Per quanto riguarda poi le nostre risorse sul territorio, come la discarica di Carpinetto, ancora noi non sappiamo niente, è passato un anno e continuiamo a spendere i nostri soldi. Quindi quando si determinano certe azioni bisogna vedere pure dove si va a finire, dove si va a parare, e noi questo è un grosso ammanco. E per quanto riguarda poi le altre risorse, come appunto l'acqua, che noi abbiamo un'altra impostazione, ci avvereremo fino alla fine per cercare di gestire noi le risorse sul nostro territorio, perché due sono le leve: o c'è la leva fiscale oppure praticamente si gestiscono le risorse. Le risorse che possiamo gestire sono l'acqua, la spazzatura e l'occupazione sono i pubblici e pubblicità. Se le decentriamo all'esterno noi soldi non ne abbiamo. Allora, considerando l'invecchiamento della popolazione e considerando il fatto che i giovani se ne vanno, io voglio sapere, per garantire dei livelli di servizio accettabili, noi da dove dobbiamo prendere i soldi? Dobbiamo aumentare per forza le tasse.
è chiaro che si morde la coda. Quindi quando mi si diceva che la Rotonda non ce la farà mai, la Rotonda ce la fa. E la legge Galli, che prima il sindaco evocava, parlava molto chiaramente, diceva, è vero che è stata servita ad applicare, ovvio, ma la legge Galli nelle sue pieghe diceva che chi è che ha infrastrutture idrauliche funzionali che può elargire il servizio autonomamente o in forma consortile, associata, pubblico o privato, può gestire il servizio autonomo. È stata una scelta dell'ente quello di fare ciò. Ci trovavamo tutti quanti stretti, ci fu prospettata una situazione più che economica, e all'epoca in quella delibera io malgrado dovetti votare anch'io, però feci una puntualizzazione che la mia avrebbe dovuto avere un ritorno diverso. Oggi sappiamo che avanziamo circa 400.000 euro dall'acquedotto Lucano, l'acquedotto Lucano vuole 24.000 euro mi pare da noi, e quindi a questo punto mi pare che tutto sta a fare, noi non l'abbiamo fatto. Ragione per cui facciamoci sempre la croce e cerchiamo un attimino di ficcarci le mani, e cercare di essere imprenditori pubblici fino alla fine, perché se no qua non abbiamo nessuna mano. La stretta è questa, bisogna aumentare le tasse. E la gente è arrivata al limite. Grazie. Grazie, capogruppo Aspetto. Ci sono altri interventi oppure proseguiamo con la votazione? Il consigliere, prego. Infatti, come detto Francesco, ma caro sindaco, io ti voglio dire, tornando alla Fortuna, che Giovanni Pandolfi non ha aderito al progetto in cui era stato premesso dal vostro PD, che prima non era PD, ma era tutta la Cosca, che era della Quascosa. Era vanno a votare per forza famiglie
se no dobbiamo stare attenti, perché non provarci come comune a dire adesso, perché era troppo facile, se l'ha presa l'acqua tutto bravo, l'impianto delle occupazioni in tutte le campagne di Lauria era già fatto, tutto bello fatto, con soldi spesi in modo dal comune, dalla regione, hanno inventato un ente, acqua tutto il canale alla testa, hanno messo tutti gli organi, per lui il presidente, il vicepresidente, si sono impiegati gli amici degli amici e così si è formata una rete strategicamente, tanto l'acqua è un bene che non ne può fare meno. La cittadinanza, come fai oggi, come oggi, Panama, qui sei costretto, tra virgolette, è proprio è una tassa proprio vera e proprio costretta. E quindi perciò dico io, sindaco, non è che a me non me ne fotte niente della legge Gallo di un problema, ma quando mi va a incidere nel mio comune e mi va a incidere nella mia cittadinanza, io devo trovare il modo, perché se hanno sbagliato gli antichi o fare una legge a monte, noi la dobbiamo rettificare. Allora questo significa servire al servizio del popolo. Va bene? Grazie Presidente. Grazie consigliere, e poi sottolineo sempre il linguaggio molto istituzionale e un linguaggio corretto. Il consigliere La Banca, prego. Allora va bene, anch'io per preannunciare il voto contrario sul rendiconto di gestione. Ovviamente una situazione che si è già dalla passata legislatura, quindi non tanto per la memoria, però voglio ricordare a tutti che siamo in un paese, sebbene oggi possiamo dire, potete dire, di rispettare i conti, e questo è grazie al lavoro genuino che fanno gli uffici che naturalmente avendo con istruzione un nostro tempo si dedicano anche molto, lo fanno per qui a Maria a meno. Ho potuto notare che la maggioranza di loro riesce a fare bene il proprio lavoro, quindi dà una grande mano a quello che è la popolazione della Lauria e mette in ordine quello che sono i conti. Sennò purtroppo noi non basta dire che abbiamo un bilancio attivo, abbiamo un bilancio e riusciamo ad assicurare a vantaggio quello che sono i servizi, o meglio riusciamo ad assicurare i servizi, trasporti, mezzi, e però poi non possiamo fare altre forme di investimento, perché purtroppo non abbiamo fonte di entrata, di entrate proprie del comune, gravamo sugli stanziamenti che vengono dalla regione e dallo Stato, che sono sempre di meno. Però vi voglio ricordare i dati della popolazione, è un paese che sta scendendo, e oggi siamo a 12.742 al 31 gennaio del 2016, eravamo un paese proiettato su 14.000 abitanti, quindi questo è segno di debolezza di un paese, questo è segno di invecchiamento di un paese, questo è segno che in un paese si dirà, non abbiamo i dati, e questo ahimè forse anche per una questione nostra di impegno o quant'altro, sulla mortalità d'impresa e sulla crescita d'impresa per avere un credito, per avere un rapporto, perché questo è importantissimo per capire la vitalità, per capire il PIL poi che si genera in un comune, ma per quello che si sente, per come si vive nel paese, per la sensazione che si ha, non è più positivo. Se tralasciamo quelli che sono gli impiegati, hanno uno stipendio da dipendente, il resto soffre. Ecco, allora l'amministrazione comunale, noi non eravamo nell'assise che ha discusso il bilancio, non eravamo non certo per colpa nostra, ma a nostro parere eravamo estromessi nella discussione. Speriamo che questo tempo sarà recuperato, perché in una assise come quella di un comune grosso come la mia è importante avere le due fazioni, la maggioranza e l'opposizione, e magari da voi nel connubio di questo escono fuori quelli che sono gli indirizzi utili per la popolazione, perché noi qui siamo chiamati a fare un servizio, non siamo qua chiamati a dover scaldare delle poltrone, ognuno di noi può fare niente, siamo chiamati a fare un servizio. Allora se notiamo che il paese comunque, al di là degli sforzi che possono fare gli uffici, al di là degli sforzi che fa l'amministrazione, il comune sta decrescendo, allora c'è qualcosa da correre, c'è qualcosa che non va, sicuramente, e voi avete la colpa semplicemente perché siete la continuità della continuità, ci sono degli errori che vengono dal passato, che hanno condizionato la politica di Lauria,
Abbiamo, come dicevano i colleghi di minoranza che mi hanno preceduto, abbiamo aderito alla controparte non avendo dei servizi, avendo dei costi suppletivi. Purtroppo abbiamo saputo quello che è uno dei progetti lungimiranti sul recupero delle acque per l'energia alternativa, ripeto, credo qui al progetto riguardo alla Tozzi. Allora ecco, il Comune di Laurea ha fatto una serie di errori, ma talmente tanti errori. Non sto qui a ricordare Capolino perché l'ha ricordato Francesco Donato. Allora io vi dico questo, se voi volete una partecipazione attiva dell'opposizione, magari nella commissione, magari dovunque dite voi, cerchiamo di trovare quello che è l'indirizzo giusto per Laurea. Laurea non va bene, l'aria che si respira nel paese è negativa, quindi al di là poi dell'avanzo dell'amministrazione, che qui ringrazio gli uffici, ma l'aria che si respira nel paese non è positiva. Allora, noi parliamo sempre con gli interlocutori che magari sono più pessimisti di noi e magari poi avete un'altra visione, ma io vi dico che purtroppo le famiglie sono in sofferenza, ci sono delle scelte che comunque potevamo fare diversamente, stavate a sentire la minoranza almeno sulla TARI non l'avete fatto. Allora, se c'è questo congruppio, magari qualche volta avete pure il voto positivo dell'opposizione, se no, ahimè, vi voterete sempre voi i problemi. Grazie. Grazie gruppo La Banca, procediamo con il consigliere Boccia prima. Grazie Presidente, ti do conto che giusto per curiosità volevo sapere quali erano i suggerimenti del consigliere La Banca sulla TARI, poi dopo eventualmente mi dice. Abbiamo fatto in discussione quella sera. No, io non ricordo, se vuoi mi può dire, io la rispondo magari di preciso, entrando nel merito delle questioni, perché io quello che posso dire è che questo rendiconto 2016 ha confermato in pieno le previsioni assunte in fase di programmazione della precedente legislatura che approvò all'epoca il bilancio, confermando ancora una volta l'azione responsabile e trasparente messa in campo dall'amministrazione. Noi dobbiamo tener conto di alcune cose, e sembra che ogni volta, oggi abbiamo parlato vogliamo parlare del bilancio del prodotto lucano, stiamo parlando del rendiconto di gestione del comune di Laurea. Praticamente io non ho sentito nulla e ho la sensazione, dico la sensazione perché magari mi sbaglio sicuramente, perché non voglio assolutamente incorrere in... mi sbaglio, ma sembra che qua il consigliere e i consiglieri comunali che sono chiamati a leggersi almeno le carte, non dico i cittadini, ti capisco, i cittadini non sono chiamati deputati a leggersi che cosa avviene in un anno e come si amministra un comune, non si tengono conto di alcune cose. Certo, è vero, abbiamo la colpa purtroppo di non fare più figli, sì, è una colpa dell'amministrazione, quella che la popolazione sta decrescendo, ma se il consigliere La Banca ricorda, e ci sono registrazioni, nel 2015 è l'amministrazione che ha posto il problema dello spopolamento, perché i dati li analizziamo, cioè noi abbiamo purtroppo, abbiamo un aumento solo nella fascia da 65, over 65, mentre abbiamo da 0 a 65 un decremento, e soprattutto nella fascia 0-14, significa che non si fanno più figli, non solo, cioè sono tante le cause che fanno decrescere la popolazione che non è attribuibile all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, certo, si deve porre il problema e come eventualmente poi capire e studiare le soluzioni su cui lavorare. Ma è chiaro che se non nascono figli non può avere colpa un'amministrazione. Detto questo, stiamo dal 2011 stiamo vivendo un momento di mancanza di risorse reali, una spesa corrente con il taglio delle risorse erariali ha creato una spesa corrente incomprimibile, cioè noi o veramente tagliamo o alziamo, e dal 2012 ad oggi le tasse sono scese. Leggete gli indicatori che ci sono, che gli uffici che vi ringrazio mi mettono a disposizione. Le nuove regole, un altro impatto
forte che c'è stato su questo rendiconto, questo più di quello precedente, perché era, l'anno scorso era solo a livello conoscitivo, quest'anno era a livello autorizzatorio, è stato quello delle nuove regole contabili. Noi abbiamo destinato 250.000 euro, li abbiamo presi di spesa, presi e messi da parte per il rendiconto. Noi abbiamo un avanzo sì, di 3.112.000 euro, ma di questi 3.112.000 euro circa 2 milioni sono di fondi accantonati. Le nuove regole contabili prevedono che in fase di previsione si accantonino, si impegnino il fondo crediti, si preveda un fondo crediti di dubbia esigibilità adeguato, anno dopo anno cresce la percentuale dei crediti che non vengono riscossi, ma in fase di rendiconto quello del fondo crediti di dubbia esigibilità viene alimentato e quindi è chiaro che abbiamo un avanzo d'amministrazione molto alto, ma oltre a quello ci sono fondi rischi che noi mettiamo, cioè questa amministrazione, ecco perché il sindaco giustamente diceva noi abbiamo un bilancio sano, ed è sano perché uno deve amministrare, ogni amministratore immagino che debba amministrare come lo facesse a casa sua. Abbiamo la possibilità di diciamo anche di sforare come fanno altri, però non è stato il caso di Lauria. Lauria si è cercato di spendere quello che si aveva, anzi forse pure meno di quello che si aveva, per cercare di non lasciare a chiunque situazioni diciamo di disagio o di criticità. Ma un altro elemento forte, sto andando per sommi capi, è la riduzione dell'indebitamento dell'ente. Cioè qua nessuno legge che l'ente, sì, non abbiamo contratto mutui perché a parte le nuove regole anche lì di saldo di finanza pubblica, non abbiamo ridotto dal 2012 ad oggi il nostro indicatore ci porta a una percentuale del 5%, quando la soglia limite che lo Stato e la legge prevede è del 10%. Quindi voglio dire, mi sembra che qua chiunque si dicono cose che non esatte, o quantomeno non si entra nel dettaglio. Io capisco che una minoranza non vota se fosse anche della minoranza, non lo voterei anch'io, però cercherei almeno di motivarlo perché non vota. Cercherei di motivare e cercherei di fare controproposte, perché nel bilancio di previsione c'è la possibilità di fare emendamenti. Torno a quello che tu mi hai chiesto. Questo sì è compito di un consigliere comunale, fare emendamenti e fare le proprie proposte su un bilancio comunale. E quindi non voglio spendere soldi per questo, ma voglio spendere per quest'altro. Ma se noi parliamo di risorse europee, è zero, ma tutti i finanziamenti, il campo sportivo è stato fatto con risorse europee, tutti i finanziamenti che sono stati gli investimenti messi in campo sono stati fatti con risorse europee. Non sono state fatte con risorse comunali, ahimè magari avessimo questa capacità, ma avevamo un fondo pluriennale vincolato lo scorso anno di circa 1.700.000 euro di investimenti, a cui si sono aggiunti un altro 1.900.000 di investimenti. Lo scorso anno fu messo in bilancio il recupero, fu utilizzato l'avanzo anche per colmare un handicap che la regione ci diceva di 630.000 euro. 630.000 euro che sono stati destinati a chiudere alcune partite del terremoto. La regione praticamente ci chiedeva ogni anno queste soldi e tramite l'utilizzo dell'avanzo dell'amministrazione che fu messo in campo si sono chiuse alcune partite. Quindi voglio dire, sono state fatte cose importanti lo scorso anno. Io vi ripeto, capisco che non potete approvare un bilancio di una maggioranza, ma almeno motivatele perché non le votate. I problemi ci sono dappertutto, io non ho sentito niente, io dopo mi aspetto solo una dichiarazione di voto, non mi aspetto che uno vada 20 minuti, perché i regolamenti ci sono fatti Presidente, per essere rispettati. Uno parla prima. Per quanto riguarda il personale, le posizioni organizzative, da 12 sono passate a 6,
con la precedente e con l'attuale amministrazione. E poi bisogna leggersene le cose. La posizione organizzativa che è 5 o è 10 non intacca la spesa per un'altra, per altre cose, ma è relativa al fondo integrativo del personale. Sempre là va, non è che va da una parte o dall'altra. Leggiamocene le cose. Per quanto riguarda le risorse, ho sentito dire dalla discarica di Carpineto una risorsa. Io, almeno noi, pensiamo che la discarica di Carpineto sui rifiuti, io non li considero una risorsa, io considero sono per l'abbattimento totale dei rifiuti, che non se ne produce più, quello deve essere quello, è quello a cui noi miriamo come amministrazione. Ha una differenziata spinta, non che la discarica di Carpineto deve portare dei soldi. Sulle tasse, io vi prego di andarle, ma già lo abbiamo detto lo scorso anno, andiamo a verificare, leggiamo le carte, le tasse sono scese negli ultimi anni, ma ci sono gli indicatori, sono pure semplici, la pressione tributaria è scesa, la pressione finanziaria è scesa. Perché? Perché dopo bisogna leggere, bisogna capire, perché se tu vai a vedere che cosa la pressione tributaria da 485 è passata a 502, lo sai perché è passata? Dopo intervenite, fate quello che vuoi. Perché voi dovete vi ripeto, dovete sempre. No, non devi venire a scuola da me, però io da consigliere comunale ti do prendere parlo. Parlo su dati oggettivi, se qualcuno vi invito a tutto quello che ho detto, a tutti i dati che ho detto, vi invito a metterli, diciamo, a smentire tutto ciò che ho detto. Perché praticamente quel 502 non è solo la popolazione che scende, è chiaramente un indicatore molto variabile quello sulla pressione tributaria, ma è dovuto al fatto che di IMU lo Stato si è trattenuto molto di meno rispetto agli altri anni. Quindi non è che l'IMU, lo sapete benissimo che l'IMU, lo Stato, si trattiene una parte. Quindi quest'anno si è trattenuta di meno e ce n'è andata di più a noi. Quindi risulta che ci sono più entrate da IMU, ma non è così. Le aliquote sono sempre le stesse. Anzi, se c'è un aumento del gettito IMU è dovuto a nuove costruzioni, ma non a un aumento di aliquote. Può essere dovuto solo a questo o ad evasione. Un'altra cosa che questa amministrazione ha messo in campo e ha ottenuto, ci sono 128.000 euro solo lo scorso anno di entrate da IMU e altre circa 70.000 da entrata da TARSU, stiamo parlando del 2012. È chiaro che non tutto è perfetto, cioè, nel senso che bisogna sempre migliorare, soprattutto in un momento in cui, ripeto, la spesa corrente che abbiamo è, è molto rigida, nel senso che non ha possibilità di passare da una cosa all'altra. Perché? Perché il personale che non ha avuto incrementi, il personale praticamente quando spendevamo, anzi c'era una legge perché tu devi spendere sempre un euro in meno rispetto all'anno precedente, quindi uno sta attento pure a questo, ecco perché non si possono fare assunzioni. Non so, ci sono tanti vincoli che ti portano all'assunzione, non è solo la spesa, ci sono tanti vincoli, sia finanziari che economici, che ti permettono di assumere o non assumere. Ma fuori da questo, la spesa del personale è in linea, anzi, il Comune della Olivia ha bisogno di personale, perché gli adempimenti che ci sono in questo momento sono tanti e praticamente non si riesce a stare dietro. Fino a 7-8 anni fa, quando c'erano circa 60-70 persone, una sessantina di persone nel Comune, chiaramente ognuno aveva una sua funzione e svolgeva si riusciva ad avere diciamo più, c'era un'organizzazione ma era più capillare, c'erano più
c'erano più proprio numericamente persone che riuscivano a soddisfare le esigenze amministrative. Per entrare nel merito poi di alcuni numeri, la gestione di competenza 2016 ha portato a un risultato di amministrazione di 722.000 euro, di cui 711 per spesa corrente e 10.000 euro in conto capitale. Ripetevo prima, l'avanzo è di 3.112.000, di cui 1.080.000 è per il fondo credito di esigibilità. Praticamente noi andiamo, così come ha detto il sindaco, ad accantonare delle risorse, come le accantoniamo quelle che stiamo trattenendo alla ditta dei rifiuti. Cioè, nessuno si è sognato di spendere soldi che non si possono spendere. Cioè, ci siamo posti il problema di accantonare, se poi abbiamo ragione, certo, saranno a favore dei cittadini nel momento in cui vinceremo quel contenzioso. Così come l'anticipazione di liquidità e come il nuovo panarese che ogni anno ci restituisce, anzi, quella è una restituzione ai cittadini da Olivia. Una restituzione dei cittadini da Olivia di 66.000 euro annui, certo, in 10 anni, però onestamente a dei soldi che sembravano andati via, stanno rientrando man mano nelle casse comunali. Così come, se voi avete letto, ci sono 96.000 euro, la prudenza di questa amministrazione si vede, se uno leggesse, si vede da quello che accantona. La Regione sul trasporto pubblico locale a fine anno non ci ha dato in quel momento i 270.000 euro che noi usufruiamo, ma ce ne aveva dati 174. L'amministrazione sarà prudente, sarà una questione di responsabilità, ha accantonato questi soldi e sembra che in questi giorni ce li diano, si liberano perché anche la Regione ha i suoi problemi da un punto di vista finanziario, potrebbero servirci per l'anno prossimo sempre per i trasporti, perché sì, le missioni turismo, alcune missioni hanno zero, ma hanno zero semplicemente perché la spesa che noi abbiamo, pur riducendo, ripeto, alcune cose importanti come l'indebitamento si è ridotto dal 2013, si è ridotto di circa 200.000 euro. È chiaro che là abbiamo avuto anche una riduzione pari passo anche delle entrate, perché molti di quei punti erano finanziati con risorse regionali o statali o con lo stesso acquedotto, che i soldi che noi avanziamo dall'acquedotto non sono altro che contributi a mutui che noi paghiamo. E che, giusto per un'informativa, sembra che il acquedotto Lucano abbia fatto un piano di rientro dell'intera somma. Sì. Noi spendiamo, e qui voglio dire, sono i soldi che normalmente ogni anno puntualmente spendiamo, sono 1.208.000 euro per il diritto allo superiore istruzione, 1.350.000 euro per il sociale e la famiglia, per le politiche sociali e per la famiglia. Spendiamo, sì, 2.500.000 per affari generali, ma affari generali, poiché in questi posti è inserito anche il personale, è quello che ha come, diciamo, centro di, come missione, diciamo, che è la prima, ha quello con più personale di tutti gli altri servizi. Territorio ambiente spendiamo 2.162.000, ma se dico 2.162.000 solo per territorio ambiente, e 1.800.000 è la TARI di queste cifre, è il costo che abbiamo che si sta mantenendo nonostante le difficoltà, appunto con, e quella io avevo una difficoltà, quella di dare il diritto, si sta mantenendo praticamente costante, stiamo cercando di non aumentare sui cittadini, che capiamo benissimo, presentiamo gli ordini del giorno per cercare di andare incontro alle famiglie, figuriamoci se non ci poniamo il problema di stare vicino alle famiglie. Il problema è che per fare le cose servono le risorse, giustamente lo diceva il consigliere Rosnato di prima sul mio ordine del giorno, però sul comune io posso, se ho la possibilità, incidere su una scelta.
Ma se ho la possibilità, se ho il personale che devo pagare, i mutui che devo pagare, dei contratti che devo onorare, cioè ci sono dei contratti che noi abbiamo, e andare in contenzioso, come abbiamo fatto in alcuni casi applicando le penalità, non significa avere ragione tu pure, perché fare strumentalizzare una situazione è facile per tutti siamo, vogliamo, ma poi ci sono i cavilli, i contratti, ci sono, sapete meglio di me come può finire o meno un contenzioso, no? Del resto abbiamo avuto alcuni esempi anche in passato, ci sono molti comuni che con i contenziosi si sono praticamente hai usato tutto il termine, non si va capottato, esatto. Però voglio dire, anche lì abbiamo cercato, come dicevo prima, di essere prudenti, di accantonare quei soldi che stiamo trattenendo per un'eventuale perdita del contenzioso. Abbiamo già, diciamo, le risorse destinate. I trasporti e la viabilità assorbono per un territorio così vasto come il nostro, e ormai questi dati li sappiamo a memoria, di circa 500 km tra strade interne e strade a uso vicinale, di vicinale a uso pubblico, sappiamo benissimo che comportano, solo per muovere i ragazzi delle scuole, qualcosa come 600.000 euro, ci stiamo parlando di cifre reali, così come il trasporto pubblico, altri 270.000 euro, quindi cioè, capite che ci sono delle spese che sono diventate ormai incomprimibili. O comunque c'è la possibilità di tagliare questi servizi, come no? Noi possiamo agire sulla spesa e magari spostarla per fare turismo piuttosto che qualche altra cosa, ma dobbiamo capire che dobbiamo dire ai ragazzi o vi aumentiamo il costo del biglietto, come può darsi pure che ci arriveremo, perché non avremo più risorse tali da consentire, ma un biglietto dell'autobus non è aumentato in questo comune da almeno 5-6 anni, non si toccano quelle cifre, quei biglietti non si toccano da 5-6 anni. Mi sembra, non voglio sbagliare, ma l'ultimo ricordo fu fatto nel 2011 o nel 2000 o prima ancora. Quindi voglio dire, dobbiamo, i comuni sono tutti, non è che il comune di Lauria è bravo e altri comuni non sono bravi, sono tutti in distacco, sentiamo da tutte le parti, praticamente tutti ammettono, a iniziare dal presidente dell'ANCI, come diceva il sindaco, a tutti i sindaci, ammettono che abbiamo delle difficoltà, e chi ha pagato tutti i tagli di questi anni dei governi sono stati i comuni, e non è che hanno tagliato Renzi, prima di lui Letta o Monti, ma ha tagliato pure Berlusconi, ha tagliato pure chi c'era prima di lui. Quindi voglio dire, noi abbiamo dei tagli del 2012 e del 2011 anche abbastanza importanti avuti dal comune di Lauria. Se ne andate a vedere, io l'avevo, lo scorso anno l'avevo anche messi per a seconda del decreto legge con cui erano stati dati ai vari comuni, al comune di Lauria, ma sono stati tagli molto importanti. Parliamo di cifre come 2 milioni di euro. 2 milioni di euro, sì, sono risorse con cui tu puoi progettare e fare cose anche diverse. Tu invece stai cercando di mantenere i servizi essenziali, perché è d'obbligo per un'amministrazione mantenerli senza andare ad aumentare appunto le tasse. Si stanno cercando nuovi modi per fare risorse. Si sta studiando, io immagino la Giunta si sta veramente cercando di trovare tutti i modi per acquisire nuove risorse ed andare sempre meno a tagliare servizi o spese. Quindi io sostanzialmente chiudo dicendo che il consuntivo di quest'anno, così come quello degli anni precedenti, chiude in un modo a mio parere positivo, nel senso che tutto, ripeto, è migliorabile, cioè,
possiamo migliorare quello che si può migliorare in questa situazione. Credo che tra l'altro i parametri deficitari sono tutti rispettati e viene rispettato questo anno anche il saldo di finanza pubblica. Lo scorso anno abbiamo rinunciato, e chiudo veramente, abbiamo rinunciato ad utilizzarlo in lungo proprio per la paura di incappare nel rispetto del saldo di finanza pubblica che poteva esserci, e ci siamo resi conto poi alla fine che magari forse alla fine con questo consuntivo forse il punto lo potevamo anche fare, però voglio dire è stato immagino che sia riproposto in questa fase dall'amministrazione per venire venire incontro a un'esigenza che si sente da più parte dei cittadini, quella di dare fare una manutenzione straordinaria a tutte, tutte è impossibile, però a una buona parte di strade del nostro territorio comunale. Io avrei chiuso e mi riservo poi di intervenire eventualmente per altre grazie capogruppo Boccia. La parola è chiesta dal capogruppo Ricciardi, prego. Grazie Presidente. Allora, la prima nota è consigliere Ierpo. A me dispiace che dopo un anno ancora devo sentire il nome sul gruppo, sul Partito Democratico, alcune frasi, e credo che però sia il tempo di avere delle scuse perché non è sentito nessun intervento, di cominciare a capire che il linguaggio è importante e che il vocabolario italiano deve essere comunque ben presente direttamente in questo consesso. Allora, io farò una veloce esame, perché ha detto tantissimo il consigliere Boccia per quanto riguarda sicuramente il quarto punto dell'ordine del giorno, no? E un ringraziamento va sicuramente alle entrambe le amministrazioni, quella a Moglia e a tutti quanti i suoi assessori e alla giunta uscente Vitidieri, che ci hanno consentito di avere sicuramente un bilancio gessato, come è stato già detto diverse volte, ma sano, che in un momento del genere è secondo me la cosa più importante a quale attestarsi, perché avere un bilancio del genere significa anche poter programmare i prossimi 4 anni fino alla fine della legislatura. Per me questa cosa è molto importante. Detto ciò, dico che noi abbiamo sì un bilancio gessato, e quando noi abbiamo toccato pochissimo quello del 2016, quantomeno nella parte, o quantomeno a livello personale, non parlo del gruppo perché comunque sono persone qualificati che hanno fatto e hanno dato un grandissimo contributo, ma abbiamo fatto tantissimo per quello che riguarda il prospetto che il bilancio di previsione 2017-2019, che è stato richiamato in questa parte dicendo che il Comune non ha fatto niente, ma secondo me noi abbiamo messo buone basi su quello che può essere un punto di crescita per questo anno e per i prossimi. Perché questo? Perché, come è stato già detto, a volte non dipende soltanto da alcune teorie, in alcune fasi avere o poter disporre di alcune cose, e per poterlo fare si mette al centro il cittadino. Noi abbiamo scelto di mettere al centro il cittadino e i suoi servizi. È stato detto a volte, è stato detto da diversi soggetti che noi abbiamo, e qui lo reputo anche una nota positiva, che stiamo attenzionando in maniera specifica e ponderata il settore dei trasporti, della mensa, del diritto allo studio. Beh, questo per me credo che sia un grande punto a nostro favore. Credo che ci interessa l'esperienza di lavoro, ci interessa la cittadinanza e ci interessa la crescita della vita. E su questo però bisogna, secondo me, alimentare la discussione. La cosa che mi duole è che effettivamente sì, non mi aspetto sicuramente la minoranza voti a favore di un bilancio. Però mi aspetto che la minoranza, se da questa parte ce l'impegna a mandare immediatamente i rendiconti e tutto il resto e chiedere commissioni, spero che ci sia un contributo maggiore anche nelle commissioni, perché è lì che effettivamente si fa di più politica, ed è lì che secondo me un contributo maggiore potrebbe venire da qualcuno della minoranza che a volte è poco presente nelle commissioni. Quindi il mio contributo sicuramente è più politico che
tecnico, ma credo che sia importante, proprio quello che ci ha detto il capogruppo Fabrizio, porre l'attenzione. Grazie. Grazie capogruppo Ricciardi, la parola è stata chiesta dal consigliere Schettini. Prego. Grazie Presidente. Io parlerò anche se non personale. Penso che dobbiamo dire tante cose che quando si parla di bilancio, di consultivo, che sia provvisorio, che sia qualsiasi modo, avere un po' di rispetto per tutte le cose. Non dobbiamo anche ricadere, e me ne scuso col consigliere ieri, magari che a volte nel suo la voglia di dire sbaglia, ma credo che sia anche offensivo dire a gruppi di minoranza leggete le carte. Forse sarebbe stato più giusto, forse dirlo a uno che ignorante in materia, però sta facendo di tutto per imparare come funziona un bilancio, ma reputo che il gruppo di minoranza prima di parlare carte la legge. La legge, forse la legge a modo di opposizione, perché ci sono due modi di leggere a modo vostro, a favore del vostro, e di leggere a favore dell'opposizione. Perché io non posso anche dire che dietro l'immagine di un consigliere ci sia un leone o un mostro, però poi si vede agli occhi di tutti che non è vero. Una brava amministrazione, penso che sia importante uno che amministra a modo mio, che rappresenta una buona parte della cittadinanza di Lavoria, cui mi convido di più, e penso che quelli che si convidano di più con me si convidano di meno con gli altri, penso abbia tutto il diritto di sapere che questa amministrazione ha dei limiti o dei vincoli che poi sono dettati da ordini superiori, come indirizzare le risorse di un paese. Io quello che vedo è un malumore portato in questo paese. Una brava amministrazione deve dare l'esempio, che anche non significa, a mio parere, avere delle risorse messe da parte che possono subire il futuro. Guardiamo il presente. Bisogna anche guardare il presente. Avete avuto il coraggio di mandarmi, voi amministratori, gente che è venuta dalla Sicilia, turismo portato nei limiti della Lavoria, ma con quale faccia? Non avete avuto vergogna? Spiriti e bacio, dove avete portato? Io l'ho visto, è poco tempo fa, sto parlando di un sindaco, un'altra storia. Questo è l'esempio. Si parla di risorse, 500-600 mila euro che si paga per dare per i trasporti. Ma il trasporto non è solo l'autobus e il mezzo, che deve essere in primis. Il trasporto sono anche le strade. Costi, e sì, purtroppo, abbiamo visto, io ho girato in questi ultimi giorni. Sto per anni dicendo che il centro storico della UE, in particolar modo via Caironi, che fa schifo, e via Caironi del Ruggero fa schifo, ho avuto modo di girare dalle campagne poco tempo fa, stanno ascoltando, neanche i muri ci passano più. Vi devo portare le foto? Vi devo far vedere dove siete andati ad ascoltare? Io vi porto le segni, porto le foto, ma ho fatto l'altra volta. Però faccio l'amico dell'amico. Magari mi è piaciuto, non c'è un amico vostro, non c'è giusto. Quante cose devo dire? La propria situazione. Non significa che io, con tutto quello che abbiamo avuto, abbiamo anche delle risorse come questa parte del futuro. Non mi interessa a me. Mi interessa il presente. Il futuro potrebbe anche non esserci. E
quando si parla di un bilancio di previsione, un bilancio consuntivo, queste cose devono venire fuori. Uno mi dovete dire, voi, perché uno dovrebbe venire da voi? C'è solo, si mancava un anno, non ha possibilità di sedarsi in alcuni punti di lavoro. Non ha possibilità di mettere un posto macchina, perché voi avete il coraggio di mettere più parcheggi rosa, più parcheggi del disabile, che poi volevo vedere come gli hanno questi certificati. E vabbè, a gente che da fuori non ha il momento, non ha la possibilità di sostare più di una mezz'oretta. C'è un senso unico qua, il più volte del tuo parlato con il comandante dei vigili, le prese in giro. Uno che viene del migliore, che sia di superiore o di inferiore, solo che transita, salire in un certo orario superiore, si deve fermare perché ci sono i numeri che scendono. Ma avete pensato bene che quando ho suggerito di mettere un vigile in Piazza dell'Uomo? Perché la gente non è stupida. Da sotto devono aspettare. Da sopra possono scendere, può fare il bambino, perché ci sono tutti amici. Così si fa. Così funzionano le cose. Arriva, scende, torna e se ne torna un'altra volta. Dove è il tratto più brutto di un monumentato, c'è un bel sacco. Aspettate, però un po', queste sono le cose che io ho visto più volte. Primo, caro Alberto, la fase di senso unico non funziona. Io un volta mi sono dovuto salire e a scendere, sono stato addirittura quasi minacciato. Perciò, quando facciamo le cose, un'amministrazione seria deve vedere le cose come vanno fatte e perché vanno fatte, se è il caso di farlo. Abbiamo la linea di ore. Un senso unico con lo stop. Si possono scendere, c'è uno stop a salire. Ma vi rendete conto? Questi che devono fare? L'avete fatto voi, che siete da tanti anni che amministrate. Non l'abbiamo fatto certi noi, queste cose. L'acqua è la vostra perdita che avete fatto sbucare. Voi buttate le risorse di questo paese che fate con le acque. La seta cammina da sola. Risorse che dovevamo sfruttare. E voi uno che dite che comunico comodo che vuole bene non si fa, dovevamo fare di tutto per recuperare queste risorse. Le risorse devo dire, sono tre: il turismo, l'acqua e vado a costruire l'altra. L'acqua, il turismo della voglia sono più importanti. E poi non venite a dire che in commissione noi non c'è niente. Caro Ricciardo, ti lamenti delle commissioni? Io sono quattro volte che sto cercando la commissione sanità, l'unica commissione che sono, si trovano sempre le scuse per aver fatto queste commissioni. Quando si parla con Dio perché non devo fare, si fa la commissione. Non è che te lo devo dire per prima io perché che devo fare. Si fa la commissione, parte la commissione, parte il vendore. Si può fare benissimo. Ma non è stata la parte, che era se sono. Sono più volte che sto lamentando. Il comune della Lavoria. L'ospedale di Milano di Lauria ha bisogno di un parcheggio, per il personale. Bisogna fare in modo che la gente del pubblico e il parcheggio dove ci vanno tutti, sono la roba che è della Croce Rossa, spazzatura, grande la spazzatura, queste sono le cose che bisogna recuperare. Voi non eravate nel soldi quando è stato proprio il progetto di quella struttura, non c'è il parcheggio adesso. È nato per il centro commerciale. Lo sapete questo? Caro la signora dottore Boccio, lo sa questo? Lo sa che è fatto il progetto? E poi dove è il progetto? Dove è andato a finire il centro commerciale? Dove è andato a finire? Lo può dire? Più di 140 milioni di progetti. Questi sono siete voi, L'importante è che facciamo il progetto. Poi là se ne fanno le cose, non si fanno, non mi interessa. Io mi faccio di tutto che il centro commerciale dovesse andare. Queste sono cose che mi fanno male, lo so, però è la realtà. L'ospedale è unico alla Lavoria. Vi ricordo io pubblico. Eravamo io, no, perché purtroppo prendere di Paolo, come lo suoni in questo ospedale. Io vado ancora più indietro. L'ospedale è unico, sottoscritto. Ma qui sono venuto la pietra di Evo. Eravamo io pubblico e il dottor Biocci.
Mi dice, dottor Iocco, c'è ancora faccio di te, la pianto. Disse che non mi preoccupare, non si farà nient'altro alla Borghese, vivo non ho visto mettere la prima pietra a Santa Cruz. Ci avete fatto 10 cavalli per tornare. Questi sono i promessi che fattori, queste sono le cose che fanno. Cose, parliamo di cose comuni. Parliamo di cose comuni. Avete fatto una canzone di una fratella, dove ancora non è stato al 100%. Perché era il campanile bravo, come per le faretto, per le prendere le porte. Avete fatto una canzone di un campo sportivo, con le faccio vicino ai muri. Dove si è accorto questo muri? Avete fatto la piazza con uno schifo di piazza, che avete fatto passare tutto il Natale e Pasqua con quello schifo di piazza, la piazza del popolo. Tenere comunque la ricordia. No, questo è fatto parte del bilancio, cioè, però. Del bilancio, non so che non mi fa male, non lo devo sentire. No, io lo so. Non so come sentire, non so come mi piace molto. Avete fatto una piazza rovinata, non vedevate pensarci prima di Dio, era tutto. Io mi aspettavo al posto di cioè, sull'ambiente. E poi, allora, se non dire quello che c'è lì, chiudiamo e trovare la casa. Allora, non vedevate farlo prima questo. In modo che la gente pure a Natale o a Pasqua, ma che la gente ci passava un po' a vista. La vedo rovinata. Poi, io mi auguro che almeno un minimo di piazza, vero? Perché ho un po' di. Non fanno neanche entrare perché io non posso entrare. La devo vedere più che io. E allora, se dovete. No, 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 sono sul pezzo fuori. Sono sul pezzo fuori dalla vita. Ma di chi è che entra? Ma guarda, non sono elementi io. Per quanto riguarda l'accesso sulla vita, sul viale, l'ingresso pensavo doveva essere all'inizio o alla fine, perché al centro è una carreggiata. Se uno con la carrozzina esce e passa avanti da tutti fuori, non so di chi è che devo pagare la conseguenza. No, è una carreggiata. Che uno vi vuole dare dei suggerimenti, di fare in modo che se il senso comune passa la sua a scendere dal semaforo, là dove era solo un senso, non l'avete accettato. Se volete che l'opposizione, a quanto deve stare zitta, deve tacere, perché non condivide il vostro programma. Ma noi siamo ben disposti a volte chiude con l'occhio, non ci possiamo neanche due, ma la mano deve essere messa anche dalla parte vostra, che non la vede in nessun modo. Non lo sto vedendo in nessun modo. E allora come potremo noi? Voi dici che sì, opposizione, capisco che non può provare più altro. No, l'opposizione sì. Quando la maggioranza sì, che ti viene incontro e ha un confronto, noi potremmo anche votare più altro. Perché non dobbiamo votare? Potremmo anche votare. Non lo vogliamo votare perché non si apre un confronto. Se noi poi si aprirà un confronto, un dialogo con l'opposizione serio, non fatto due volte, con i fatti, vedete che l'opposizione collaborerà e lo farà se non per voi, non per noi, lo farà per interesse tutto il paese. Grazie. Grazie consigliere Schettini. Riprende la parola per. No, ci sarà questo punto. No, c'è la prima Chiarelli. Quindi le prenotazioni sono Ielpo e poi il capogruppo Chiarelli. Allora, volevo rispondere Chiarelli e no, si posso. Prenota, mi scusi, che ho snato la palla. Ho snato. Io mi rivolgo. Posso, sì. Sì, prego, prego. Allora, volevo rispondere a Nemeno. Forse era disattento col telefonino quando mi ho corretto la parola, ma sentendola sempre in TV è venuta fuori di conseguenza, però l'ho corretta per dire, e siccome ritengo questo consiglio, visto che ci siamo quattro gatti, diciamo che siamo come una famiglia, ritengo che parliamo tra di noi per portare avanti il paese. Penso, no, non siamo. Io non devo prendere votazioni di lato, quindi il mio vocabolario, come ce l'ho io, lo voglio fare presente.
che io ho preso il doppio dei vostri tuoi. Quindi lo voglio fare questa cosa. Se il tuo atteggiamento vagabolario era più grande del mio, lo prendo il doppio di me. Invece ho preso io. Vuol dire che io sono il popolo in persona qua, quindi vuol dire che il popolo della mia è una persona che dice le parole in dialetto e le dice come divengono così, si attiene giustamente delle regole, ma dice delle problematiche, però penso che esprime il concetto, penso che l'ho spiegato giù qua. Poi mi sono portato a Silvio per fargli un cenno giusto per così, quindi non nulla di così eclatante che volevo far sembrare. Grazie Presidente. Grazie, adesso la parola al capogruppo Chiarelli, prego. Mi dispiace constatare che gli ultimi interventi, cioè mi era piaciuto dal punto di vista di Francesco, che almeno era stato soldato politico, Fabrizio che l'ha controbattuto sul dato sulle carte, però scendere, a parte che siamo andati sulla programmazione e non sul rendiconto, perché il rendiconto è sul 2016 rispetto a quello che è stato fatto nel 2016. Se dopo dobbiamo parlare della programmazione, del viale, dei vicoli e di quant'altro, ne dobbiamo discutere quando abbiamo approvato il bilancio del 2017. Non oggi. Uno. Due, penso che, non perché, ma mi sembra anche corretto che io debba prendere, cioè mi dispiace che in un'assise comunale si scende al livello di personalismi, la sorella, anche perché credo che, immagino ci sia stato un incarico, per quell'incarico è stato progettato quello che era l'incarico. Quindi, cioè, io conosco Mariano da 6 anni, Francesco, cioè, penso che non dobbiamo arrivare e poi non credo che sia. 3. Sulla collaborazione e la responsabilità della maggioranza, penso che di queste persone che sono qua, che poi rappresentano le commissioni consigliari, non credo si possa dire che non siamo persone aperte al dialogo. Sulla Bretella stiamo discutendo. Sulla caserma dei carabinieri stiamo discutendo. Se poi vogliamo fare la maggioranza, perché? Perché riteniamo che comunque voi avete, esprimete una percentuale di voti e quindi è giusto che noi dobbiamo collaborare. Cioè, sinceramente mi sembra, cioè, non opportuno l'intervento di Nicola, che adesso è uscito. Per quanto riguarda, andiamo prima sul rendiconto. Cioè, io mi aspettavo che oltre Fabrizio qualcun altro, forse con tutte le difficoltà che ci sono state, avesse detto nel 2016 ci sono stati 2 milioni di euro di investimenti. Giusti, sbagliati. Noi siamo la maggioranza, abbiamo deciso, vabbè, abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto il campo sportivo, abbiamo fatto il viale, abbiamo fatto gli interventi nelle contrade. Immagino che l'asfalto a cui si riferisce Nicola sia nei pressi di Iacoia. Ma là c'era una frana, c'era una strada interrotta che costava 1.800 euro al mese di navetta. Dovevamo intervenire prima là, che diventava uno spreco di risorse per il comune, o dovevamo asfaltare via Cairoli, che condivido. Va fatto assolutamente l'intervento. Ma quello là, l'intervento, purtroppo, quando si è dalla parte della maggioranza, non è una cosa semplice. Proprio l'anno scorso avevamo programmato un mutuo di 500.000 euro in collaborazione un pochino con tutti, cioè senza fare che dobbiamo andare a asfaltare sotto la casa di Francesco Chiarelli o di Raffaele Ieri, cioè cercando di fare degli interventi puntuali, precisi rispetto alle necessità della popolazione. Quindi credo che rispetto al rendiconto 2016, credo che questa amministrazione qualcosa abbia fatto. Per quanto riguarda il personale, a parte la riduzione delle posizioni organizzative da 12 a 6, noi abbiamo avuto contro tutto il personale, abbiamo ridotto le specifiche responsabilità, abbiamo
cercato di dare le posizioni organizzative rispetto agli obiettivi. Sì, è difficile, ok, però ci abbiamo provato e questa amministrazione, se non erro, ha già deliberato in questo senso. Cercare di, è giusto quello che dice Francesco, è chiaro che un dirigente, una posizione organizzativa, se prende 12.000 o 10.000 euro in più, deve raggiungere degli obiettivi, però non credo che rispetto agli altri, agli altri anni non sia stato fatto, non sia stato fatto nulla. Per quanto riguarda le tasse, credo che nel, a parte nella passata legislatura non abbiamo toccato minimamente, o comunque in, da quello che dicono le carte, la pressione fiscale non è aumentata. Ma quest'anno, anche se è qualcosa che probabilmente non porterà nessun ritorno, abbiamo cercato di incentivare con il discorso del, dell'incentivo per gli investimenti nel centro storico. Quindi credo che comunque qualcosa si sia mosso. Per quanto riguarda, questo per quanto riguarda i rendimenti, quindi credo che cioè, sia poi fondamentalmente, credo che questo comune sia riuscito, l'ho detto anche nell'approvazione del bilancio, si è riuscito a mantenere intatti i servizi primari. Cioè c'è da, dobbiamo fare delle scelte che fra poco porteremo anche in commissione, è vero assessore Labbate, dobbiamo fare delle scelte forti, la riduzione delle scuole, il dimensionamento scolastico, da lì sicuramente si libereranno delle risorse. Però cioè, io credo che cioè, voglio distendere e cercare, cioè voglio comunque dire da questa parte di questa maggioranza c'è la massima collaborazione. Per quanto riguarda il discorso del viale, sindaco me lo devi consentire. Allora, il viale, Nicola, a parte che condivido, ma cioè, tu sei stato tra i primi a postare su Facebook, quando ancora questa amministrazione non si è insediata, che i mattoni si erano alzati. E noi, cioè io e la giunta Mitrieri bis, io come sono arrivato al comune, la prima cosa ho messo in voce Inni per fare un progetto di miglioramento per il piano. Poi dopo purtroppo sono successe delle cose, il fatto che si sono bloccati i lavori dopo che abbiamo tolto il pavimento è perché nel momento in cui ti arriva una lettera della procura che ha aperto un procedimento, tu ti devi bloccare. E noi abbiamo fatto, ci siamo rivolti ad un organo terzo che è il TAR per dirimere la questione, perché giustamente il sindaco ha delle responsabilità, cioè da amministratore capisco, però cioè, credo che sicuramente c'è da migliorare, sicuramente c'è da collaborare. Per quanto riguarda il discorso di Vico, sì, è vero, la gente chiama anche noi, però purtroppo là c'è una questione aperta con la ditta dei rifiuti che dovrebbe fare determinati servizi, li fa in parte, e per questo c'è una trattenuta che sta nei soldi vincolati, che tu dici a me non interessa che ci sono 3.116.000, ma quelli, cioè Fabrizio ha aperto dicendo che purtroppo la modalità di bilancio è cambiata, cioè ci sono delle somme che tu non puoi toccare, quindi cioè eh sì, vabbè, però prima c'era più elasticità, oggi invece tu devi hai dovuto costituire un fondo e quei soldi non li puoi toccare. Quindi credo che per quanto riguarda invece, e chiudo, il discorso stradale, purtroppo c'è una discussione in atto che si dovrà concludere con l'approvazione del TUT. E anche su quello dovremmo discutere, sensi unici e quant'altro. Lo potevamo fare entro 6 mesi, vabbè, ci abbiamo messo l'anno, ma penso che anche in questo caso siamo in dirittura d'arrivo. Quindi, scusate, sono andato su due questioni, però mi sembrava giusto. Quindi credo che ringrazio anche io gli uffici, l'assessore che oggi è assente e l'intera amministrazione per il lavoro che hanno svolto. Francesco, già si è alzato, non è giusto di parlare. Grazie. Grazie capogruppo Chiarelli. Invece il capogruppo Snato, avendo già espresso la sua opinione nella prima discussione, può svolgere il suo intervento come dichiarazione di voto non superiore a 5 minuti. Grazie.
recupero 36 anni. Diceva il mio professore di ragioneria che quando si parla di un ponte parla un ingegnere, quando si parla di un malato parla il medico, quando si parla di una causa parla l'avvocato, quando si parla di bilancio parlano tutti. Allora uno si deve innalzare un attimo. Qua è stato detto che noi non ci leggiamo le carte. Io qui non vengo a fare un discorso di carattere ragionalistico perché penso che non sia né l'assist né il posto adeguato. Qua dobbiamo fare un discorso programmatorio e a consuntivo verificare determinate scelte, se sono condivise, condivisibili o meno. Nel momento in cui si costituisce una società, dato che adesso il comune e gli enti stanno diventando sempre di più come una società privata, con la partita doppia e quant'altro, quando si costituisce una società, gli azionisti, gli obbligazionisti hanno dato e quindi devono avere, quindi parte già in debito. Allora il discorso che si esalta il pareggio di bilancio, in alcune circostanze è un fatto positivo, in altre non determina sviluppo. Perché io posso anche indebitarmi perché faccio delle scelte sbagliate, ma posso anche indebitarmi perché io devo creare il seme dello sviluppo. Leggendo quello che io ho letto prima, cioè nel momento in cui io leggo che il turismo è zero, le politiche per il lavoro e formazione sono zero, l'agricoltura, politica, agroalimentare e pesca è zero, sviluppo economico e competitività è pari allo 0,75%, energia e diversificazione delle fonti energetiche è zero. A questo punto io ho un bilancio che non è orientato verso lo sviluppo, amici cari. Capisco che ci sono i problemi delle famiglie, capisco che ci sono i problemi di diversa natura, dei trasporti, ma capisco pure che se i trasferimenti dallo Stato non arrivano, dagli altri enti non arrivano e io non creo sviluppo, io sono destinato a morire. Quindi devo guardare da qua a 10 anni, a 20 anni, devo fare un lavoro prospettico, altrimenti qua faccio soltanto il ragioniere e vedo soltanto che una posta è equilibrata con l'altra. Zero e zero. Porto uno e porto uno. Così significa non far crescere una collettività. Ovviamente nessuno tiene la bacchetta magica, ecco perché l'impostazione. Noi prepareremo il referendum per uscire dall'acquedotto Lucano, che anche se è soltanto consultivo e non deliberativo, noi ci prenderemo l'impegno nel comune della società. Come posso votare un bilancio dove praticamente il comune ha fatto questa scelta qui che per me non porta risorse nell'ambito dell'ente? E quindi io non lo posso votare. Per quanto riguarda praticamente il discorso sulle scelte che sono state compiute in passato, sono molto importanti. Il discorso che faceva Nicola del parcheggio, io non mi soffermo sul discorso della progettazione, ma su altro. Quando io portavo una valletta di cemento lì e con il muletto ho toccato sotto il solaio, mi sono posto un problema. Ma se un domani non ci sarà una domanda tale da giustificare i parcheggi, lo posso convertire a qualcos'altro? No, perché non ho le altezze al primo livello. Quindi mi chiamai Rosario Salubi, tutti quanti gli altri, mi disse: ragazzi, se qua mettiamo altre due betoniere, dato che sono stati solo dimensionati i pilastri perché all'epoca c'era l'intenzione di fare gli spalti per il carro, aumentiamo di quei 30-40 cm, il solaio costa sempre lo stesso, ma un domani che dobbiamo fare una controsoffittatura, noi lo possiamo anche utilizzare come locale commerciale, come app. Infatti adesso le macchine non ci parcheggiano quasi nessuno. Mi dissero: ma noi abbiamo il vincolo di destinazione d'uso. Bene, ma perché? L'autoambulanza che ci va giusto e giusto adesso sotto non può parcheggiare. Un camioncino cagru non ci può parcheggiare. Allora mi hanno detto: tu però c'è il vincolo per 10 anni. 10 anni sono passati. E adesso noi ci siamo castrati, perché la struttura che non può essere utilizzata per altro. E quella sono scelte che dal punto di vista economico incidono. Non mi interessa il discorso ragionieristico, mi interessano queste cose qua. Infatti, quell'operazione che è stata condotta politicamente con i piedi, che poteva determinare sviluppo anche per noi che ci siamo agganciati all'ultimo momento, Cipolla è un sindaco PD che praticamente sta nell'Unione dei Comuni e è andato con Matera. Cioè queste sono scelte che ci vanno a pesare. Non è che sono cose avulse dal bilancio nostro, ce le dobbiamo dire queste cose. Cos'è che ci fanno male? Ma dobbiamo dirci. Il fatto del luogo panarese, se c'erano i direttori del lavoro che andavano a verificare l'impresa che non lavorava e la stoppavano subito,
e non l'hanno fatto. Oggi parliamo questa cosa che quegli interessi, quel capitale ci avrebbe fruttato a noi, no? Invece noi dobbiamo aspettare il 2034, veramente, quando questo non è vero. Ma ti posso dire una cosa, là si era spinto in una commissione, ho dovuto fare come un cane, volevo ancora continuare con l'arbitrato, io dissi giustizia ordinaria, l'arbitrato lo sceglie tu, l'altro se lo sceglie la pubblica amministrazione e tutte e due poi si scelgono il giudice. Invece io dissi giustizia ordinaria in quella commissione, quella poi passò e andò là. Cioè, non soltanto uno ha sbagliato, vuole continuare ancora a sbagliare nel futuro. Per quanto riguarda la discarica, io non parlavo solo della discarica, io parlavo dell'impianto realizzato. E noi abbiamo là investito dei soldi, ci sono dei soldi là che sono fermi. E questo non è risorsa che si perderà. E chi è che ha fatto il lavoro? E come l'ha fatto? Chi ce l'ha messo quel direttore dei lavori? Ce l'ho messo io. E questo non ha riflesso sul bilancio, per adesso. Se ci troviamo in questa ristrettezza, perché ci troviamo in queste condizioni? Il contratto sulla gestione dell'illuminazione pubblica, 30 anni, ma chi lo fa un contratto a prossimità? 30 anni, a dare alla società di Napoli la gestione dell'illuminazione, quando la Sanità Catania un giorno sì, un giorno no, e non è illuminata, no? E nessuno fa niente, potrebbe essere un'occasione buona per uscire con il contratto. Quindi a questo punto, e poi un programma per il traffico, è una cosa importante da fare, il traffico, i sensi unici, non è che si può fare il senso unico all'inferiore e non considerare quello che succede in un altro posto, deve essere fatto un piano organico per tutta la città, vabbè, io sono un appassionato del è il concetto praticamente, perché ogni volta si è preso soltanto una parte del territorio e non si è considerato a 360 euro. Io, questo è quello che voglio dire, non è che le carte non ce le leggiamo, ce le leggiamo, soltanto che praticamente il risultato che ha determinato questa situazione a Maurizio, sono state le scelte prese nel passato che hanno avuto adesso un riverbero negativo su di noi. Allora, credo che abbiamo tutti espresso, altri, prima di passare la parola al sindaco, l'assessore Gagliardi, prego. Giusto un attimo per ribadire al consigliere Schettino che la mia disponibilità c'è sempre a presenziare alla quarta commissione. Sarà capitato un'unica settimana in cui la sottoscritta ha avuto dei problemi personali, ma non mi sono mai rifiutata né negata per la quarta commissione, quindi dichiaro la mia disponibilità. Consentitemi solo una riflessione. In questo momento, nella qualità di vice sindaco, nella veste di vice sindaco, io invoco, e lo faccio veramente rivolgendomi a tutti, un innalzamento del livello di questo consiglio, di questa tipologia di consiglio comunale. E non mi riferisco, consigliere Ierpo, solo ed esclusivamente all'utilizzo della lingua italiana, perché ognuno di noi ha un background, ha un, come dire, un vissuto e ha avuto un percorso di studi e di vita che gli consentono di utilizzare la lingua italiana. Quindi io non mi riferisco solo ed esclusivamente alla terminologia o al linguaggio forbito, mi riferisco proprio ai toni e soprattutto ai contenuti. La bontà delle idee non la regala il numero di voti ricevuti, perché se così fosse io dovrei essere depositaria del verbo, ma la regala la concretezza, il riverbero e la prospettiva delle parole che vengono espresse. Grazie. Grazie Cesino, ho chiesto la parola per la dichiarazione di voto il consigliere Sarcoccia, 5 minuti anche per lei. Grazie, no, io anche perché avevo dimenticato di ringraziare l'assessore al bilancio per il lavoro svolto negli uffici, quindi ne approfitto per questo intervento per ringraziarmi. Però volevo precisare che, ahimè, non è il popolo, sarà un professore veramente di cui non conosco, ma in genere quando si parla di calcio ne parlano tutti, non di bilancio. Ho fatto anche
però voglio dire semplicemente per chiudere un aspetto che ahimè io non rispondo all'altro intervento, ma semplicemente per far capire, per capire io e tutti che parliamo di il cambio di contabilità e di armonizzazione dei sistemi contabili ha voluto armonizzare tutti i sistemi contabili dei vari enti, regione, governo e comuni, enti locali, comuni, unioni comuni e via dicendo, mettendo l'armonizzazione consiste nel inserire all'interno delle entrate e delle spese una serie di titoli e missioni dei quali molti i comuni non hanno competenze. Quindi dove si trova a zero molte volte praticamente anche perché il comune non ha competenze specifiche in quella, ma ce l'ha magari la regione piuttosto che lo Stato. Quindi quando si vede poi nella lettura del bilancio alcune voci zero, non necessariamente il comune può intervenire, fermo restando che come investimenti nel turismo con risorse si può intervenire. Infatti leggo turismo 117.820 euro, ma voglio dire, quindi attenzione a essere come dire, capire che è una cosa nuova per chi amministra di fronte a questo nuovo metodo e il nuovo, ancora come diceva il consigliere Osmato, viene da quest'anno la contabilità economica patrimoniale che fa sì che un comune deve praticamente fare la partita doppia che normalmente la fanno le aziende, e questa la legge, quindi noi ci atteniamo a quello che la legge ci impone. E per questo ripeto, ringrazio l'assessore, la giunta e gli uffici, e il nostro voto sarà favorevole. Grazie capogruppo Boccia, quindi la parola al sindaco se non ci sono ulteriori per la chiusura della discussione. Prego sindaco. Grazie. Io chiudo la discussione partendo da quanto è evidenziato. Io penso che parole ne siano state dette tante, sia in passato sia oggi si continueranno a dire, ma penso che la salvaguardia e l'opinione di ognuno, di ogni gruppo, di una maggioranza, di una minoranza, vada salvaguardata, perché poi è esposto, diciamo, al giudizio severo dei cittadini. Quindi penso che una maggioranza abbia la prerogativa di scegliere, di valutare, di interfacciarsi, di essere un dialogo. Una minoranza, come diceva il capogruppo Boccia, di stare e sulla politica, come diceva il capogruppo Snato, ma anche di avere l'inconfutabilità dei dati, perché poi è da quello che partono anche le considerazioni politiche e su quello che è necessario riservarsi. Vorrei tranquillizzarvi, per i parcheggi faremo una manifestazione di interesse perché l'abbiamo scelto e lo continueremo a portare avanti per tutti i parcheggi presenti, probabilmente lo dovremo anche per il pagamento, perché le scelte si devono fare e le risorse si devono avere, non so quando, perché solo chi non ha la dimensione degli uffici e non vede il personale non può capire il livello di operatezza che hanno i vari operatori. E quello dice uno che ha scelto di starci dalla mattina alla sera, scelta mia personale. Però penso che il rispetto istituzionale parta da questo, dal capire i carichi e le condizioni, e dal capire, sentivo parlare del personale, a parte che riprendo quello che diceva il capogruppo Boccia, potremmo spendere 3 milioni di euro sul personale, fanno parte del fondo personale, nella contrattazione decentrale che viene fatta con i dirigenti, con tutta una serie di condizioni al condotto che si vanno ad innescare e che si vanno a mettere in una condizione di valutazione per chi è dall'esterno. E spetterei una maggioranza e una minoranza che aiutasse a valutare il merito degli uffici, a far emergere una meritocrazia, a capire che noi dobbiamo mettere 6, ma ne dobbiamo mettere 10 perché forse non ce la facciamo, dobbiamo togliere qualche specifica responsabilità, magari a non esporci alle facili lamentele di chi spesso lancia i messaggi attraverso il consiglio, perché magari c'è qualcosa che si sta spingendo, perché il controllo lo stiamo facendo, stiamo sbagliando, ma stiamo,
esercitando il ruolo di controllo che ci, di cui siamo deputati noi come amministratori, ce l'hanno anche i consiglieri. Venite, Giorgio, andiamo a vedere ufficio per ufficio, c'è il nome purtroppo che ce lo vede, andiamo a fare il conto con la penna. Io dopo quasi un anno, dopo sei mesi che gestivo io il personale, tutto il lavoro, vi posso dire uno per uno, mi sbaglierò di 5-10%, un altro mi sbaglierò di più. Aiutateci in questo, cominciamo a fare le commissioni su questo. Con l'assessore Aramo abbiamo visto la produttività di alcuni rami, di alcuni uffici. Naturalmente ci sono tante tutele, come, ma non solo, in generale. E naturalmente tutte le erbe non si può fare un bacio. Quindi quando si parla di personale bisogna tenere ben presente, ovunque, io lo dico ovunque, anche a rischio di perdere tutto il consenso. È una spesa che sta lì, va valorizzata, ognuno ha le proprie prerogative, perché ognuno rivendica, ma dovremmo capire, come noi ci lamentiamo della società, che ci sono i diritti e i doveri. Il nostro ruolo è quello di controllare i doveri di ognuno, naturalmente non siamo coloro che possono stare con il lanternino esponendoci a questioni magari che vanno in un altro ambito. Però è anche questo che si va a delineare, perché quando almeno nella mia azienda, che è una delle aziende che produce in attivo a livello europeo, si valorizza quando ti riesce a rendere chi è che organizza, non la questione legata del bicchiere qui e lì, si può discutere, dopo un anno di tempo ce ne siamo dati ancora un altro. Ma mi assumerò la responsabilità e andremo a decidere, perché è necessario programmare a costo di andare contro un muro. Però naturalmente chi è che è stato eletto con un programma e con una visione che può essere sbagliata, ahimè, se fossimo tutti di un colore sarebbe, diciamo, qualcosa che non andrebbe bene né per noi né per gli altri, ma abbiamo il dovere di scegliere e di essere giudicati sulle scelte. Si parlava, è andato via il consigliere Lavà, di una congiuntura alla UIMA, viviamo in Italia o viviamo altrove, ragazzi? C'è una congiuntura al nord da paura, è più in crisi di quando non lo siamo mai stati noi, perché noi forse siamo un po' abituati, nelle forniture, nell'edilizia, ma di cosa stiamo parlando? Facciamo un provvedimento nel bilancio di previsione per incentivare le attività dei nuovi insediamenti, che può essere sbagliato, viene legittimo, perché legittimo, posso rispetto ma non condivido, perché comunque è un incentivo nei confronti dei nuovi insediamenti e comunque impresa può essere, fatica domani, però è un atto che tende la mano in una certa direzione da chi non è imprenditore. Allora, se la programmazione ha un senso, e di questo ne rispondo io come sindaco, l'amministrazione e il consiglio, tu non può spaventarmi chi è che dall'interno, oppure perché è legittimo l'opera della minoranza che vada a demolire, oppure chi è che vuole utilizzare il vessillo per chi si è adottato una situazione andrà avanti. È chiaro, perché poi per seguire le cose e per vedere, giustamente come diceva il consigliere Labba, è necessario il tempo, è necessario starci, ognuno a modo proprio, perché è giusto, c'è anche la sfaccettatura politica, ma senza alterare, chiaramente ne arrivano, perché pure riportano tutti, cioè, è un modo, secondo me, su cui noi ci possiamo confrontare, ma siamo deputati a scegliere, oggi noi, domani un altro, e pagheremo sulle nostre scelte. Il confronto c'è, ma non ci può essere la deliberazione istituzionale come se qui ci fosse un appanto. Qua ci sono persone che hanno scelto di candidarsi mettendosi proprio mettendosi in discussione e avendo la dignità pari a quella degli altri fino a prova contraria. Chiaro? Perché, e lo dice uno che ne ha subite di cotte e di crude, perché la campagna elettorale è tale perché la vogliamo rendere tale, ma è un periodo della vita uguale a tutti quanti quelli degli altri. A buone ne do poche parole, perché non è che si può declinare perché semplicemente siamo in campagna elettorale, c'è il buon gusto delle persone di ergersi e, diciamo, di declinare, ma non è così per la legge, visto che si parla di legge, ok? E quindi da questo punto di vista io dico, secondo me, accolgo l'invito dei vari consiglieri del vice sindaco, dobbiamo forse un po' elevarci, perché andare in un chi sono io e chi sei tu, non sui programmi, perché questo è giusto, ognuno deve condividere la propria, secondo me è un atto dovuto non nei confronti nostri o vostri, nei confronti dei cittadini. Dopodiché ci confrontiamo, scegliamo, ci sono gli organi consigliari, come maggioranza ci siamo messi nella condizione di accogliere tutte le richieste, di dare la presidenza della terza commissione, cioè, non dobbiamo dimenticare, ma secondo me è un atto dovuto, non è dovuto, perché
perché se si dà un organo importante che non permette di gestire e non mi permette di assumermi le responsabilità per cui sono stato deputato, ma io non la vedo questa mancanza di rispetto istituzionale, anzi penso che si assolve al ruolo per il quale si è stato eletto. Se ci sono problemi nelle commissioni, diceva il vice sindaco, è a disposizione, però far passare, perché sembra che ogni volta passi, va bene l'idea che non si condivide, ci porta al confronto, ci porta alla discussione, però io non vedo, il consigliere Boccia parlava, il capogruppo, di voci che non sono riportate, ma il turismo e le altre voci di sviluppo economico e sostenibile che ha detto nella campagna elettorale, anzi io ringrazio chi è che mi ha preceduto, ma un anno di solito è fatto di 6 mesi più 6 mesi, quindi noi ci siamo avvalsi della programmazione di chi l'ha messo in campo. Ma forse c'è stato qualcuno che si è preso la briga di accompagnarla fino a fine anno, recependo il testimone. Ci sono sviluppo sostenibile, spese in mondo capitale altri 146.000 euro, di spesa corrente ci sono 2.162.000 che sono la parte che si sta riversando sul carpinetto per la caratterizzazione, perché non è che qualcuno l'ha sollevato, anche se fossi stato amministratore l'avrei sollevato, perché il problema è l'esigenza dei cittadini capire se lì ci sono state condizioni di sversamento e se hanno creato inquinamento. Il resto quando mi riguarda è qualcosa di aleatorio, di politica spicciola. Allora, se andiamo in questa direzione, per esempio accogliendo le sollecitazioni, arriveremo alla caratterizzazione, e ci sta, dice, chi può pensarla come noi alla riduzione, chi può pensarla come la pensa il capogruppo Snato, diceva tu, al momento noi quella ci dà un reddito. Però confrontiamoci in questi temi, capisco, siamo operati lavorativamente, cerchiamo di creare una condizione di disponibilità da parte di tutti, anche da parte nostra, sicuramente sbaglieremo, non è che facciamo le cose, ci assumeremo le responsabilità, se un domani uno decide di fare un organigramma, come io immagino questo comune, senza dirigenti, ma con le PO, perché io lo immagino così, e la mia maggioranza lo immagina così, è quello verso cui tendiamo. Ci sono anche altri strumenti che permettono di anticipare, naturalmente nella valutazione dell'insieme, visto che siamo a 2 o 3 anni, da quello che potrebbe essere la configurazione sarà una valutazione a cui ci stiamo sottoponendo. Però dico, non è che non ci riponiamo, ci riponiamo, c'è il problema dell'euro, consigliere Schettino. Io vengo da una campagna, rispondo al consigliere io, non avevamo acqua tutta l'estate, al di là che dobbiamo migliorare, e io a quella condizione non ci voglio tornare, perché non avevamo acqua, non era una condizione civile. No, da quando prima dell'acquisto, questo dobbiamo dire la verità, perché quelle cose devono dire. No. Per quanto riguarda il prodotto locale, no, Raffaele. E forse accanto nel prodotto al barmeggero. Non si può. Era un po' la prova. Sul fatto della spesa posso anche, ma su questo no. Dopodiché, il taglio e lo sforzo dell'euro camminava bene negli anni 80. Non è mai iniziato prima di fine giugno. C'erano i serpenti alla base, c'erano i topi. Mi dovete spiegare oggi un vino d'erba. Il mio vino lo sono pulito. Anzi, l'ha pulito mia moglie, incinta di 8 mesi. Allora dico, il senso civico, io lo interrompo, ok? Il senso civico è anche quello. Prima non c'erano le fasce di rispetto all'incendio che ha introdotto la prefettura, le strade erano piene, ricordo bene, non ricordo male. Allora questo ci deve dare anche una dimensione per capire che forse sono diventati troppi diritti e pochi doveri. Perché capisco la fascia di rispetto all'incendio, non capisco che oggi il minimo polline possa dare fastidio. Forse se questa è la realtà, io come amministratore non vado bene, lo eserciterò fino alla fine, sceglieranno i cittadini. Ricorso al TAR, i cittadini hanno chiesto di fare di tutto per togliere i pini. Non è che non sapevamo che eravamo in ritardo, io lo dichiaro pubblicamente, anche a chi scrive, e mi sono riservato anche lì, perché le parole ci possono scrivere uno, due, tre, ma poi c'è un responsabile. Possiamo essere cretini, idioti, siamo stati chiamati per amministrare, non ci siamo riservati su altre questioni che dovrebbero dipingere e dovrebbero indurre qualcuno a guardare. Allora dico, abbiamo sentito leader dei cittadini, lo stiamo facendo sulla bretella, dove non c'erano carte scritte, il sottoscritto ha detto voglio scrivere all'AMES. Sarà una deformazione professionale. A me piace fare così. Abbiamo chiamato le parti, con il consigliere Rosnato stiamo seguendo un percorso cristallino in cui nessuno ci può dire, ma non è semplice, è qualcosa e magari può venire dopo di noi, chi è che lo farà meglio? Ma stiamo parlando di questo. Abbiamo fatto in modo
quelle royalty dell'autostrada in aree che l'avrebbero dimenticata se non ci fosse stata l'amministrazione precedente e quest'altra che l'avrebbe chiusa, nonostante la crisi economica che purtroppo ha generato anche questo passaggio, che alcune aziende sono in crisi, e ve lo dico oggi, iniziamo un'altra partita. Però quello su cui mi sto ripiegando, sicuramente possiamo sbagliare, ma non siamo così neri. Stiamo immaginando come assessore la villa interiore fu frutto di un concorso di idee. Ci fu un concorso di idee, al di là di tutto quello che si può dire, fu un concorso di idee. Si può dire un concorso di idee a fuffa, ma un concorso di idee, perché anche quella è democrazia. Sì, ma non rispettato, ma cambia di poco rispetto al concorso di idee, perché tanti sarcofagi c'erano. Non è che cambiano poco, cambia proprio di poco, e la parte unita non c'era la fontana dove si scivolava, cioè cambia veramente, parliamo di balzello. Il tombamento della fontana che si è stata messa alla terra giustamente perché era diventato un insettificio, e ci buttavano stesso noi laurioti le carte, i pacchetti di sigarette, di cosa parliamo? A me non spaventa che una persona, a me spaventa il fatto che un amministratore non riesca a far ragionare una persona, perché non si può ragionare tutto e subito e immediatamente. Naturalmente può anche non arrivare, ma non è che siamo solo noi a non avere problemi. Oggi ne parlavamo prima, nel quadro economico si andrà a parlare del dimensionamento scolastico. Quando si fa il dimensionamento scolastico, lo anticipo, Acqua delle Donne per la vetustà verrà trasferita a Galla. Acqua delle Donne a 2 metri da casa di dove mi sono cresciuto. Ci sono dei problemi, verrà trasferita a Galla. Dopodiché i trasporti, le tense ne subiranno. Pazienza. Bisogna avere il coraggio di affrontare le scelte, saranno scelte impopolari, perché quello che diceva il consigliere Bocce, che a rendiconto si vede, è che probabilmente dovremmo mettere mani sul ticket mensa, dove già comunque abbiamo dovuto aumentare la base d'asta per avere un servizio migliore, perché altrimenti non ne usciamo. Dobbiamo mettere mani sul ticket dei trasporti, perché molto probabilmente la regione, facendo il suo ragionamento, ci metterà in una condizione di dire aumentate i servizi, ma comunque non potete avere sovrapposizione, parlare con il consorzio. Mettere mani sul diritto allo studio su cui spendiamo 800.000 euro e su cui diamo assistenza come assistenza, perché poi quando si va a parlare dell'assistenza specialistica in alcune circostanze, e anche da questo punto di vista, quest'anno nell'ambito sociale di zona, che è stato anche criticato, recuperiamo dei soldi per quanto riguarda i centri di socio-educativi per il potenziamento dei trasporti o dei posti. Forse non sarà il massimo, non sarà quella a cui andiamo, ma io penso che andiamo incontro a periodi in cui c'è lo Stato, perché la lettera di De Caro che citavo prima è una lettera di un grido d'allarme. Dice: se continuate a fare così, aumentate i soldi della comunità locale, il sindaco si è dimesso, un sindaco, perché ha dichiarato che troppa burocrazia e troppo tempo da perdere dietro gli uffici. Cioè questo è, non si può arrivare che il capo espiatorio diventa il cittadino Angelo Lamboglia, perché sindaco oggi non la banca, oppure una Gagliano, chi diventa sindaco, Nicola Schettini. Siamo a questo livello, perché come investimento dobbiamo dire si è messo su una serie di azioni che li hanno portati. Il completamento dei cimiteri non è mica stato semplice, quello fa parte del rendiconto, la parte che è stata completata prima, l'altra che si sta completando, ci sono state una serie di azioni. Naturalmente dico, poi ognuno è vero, li può leggere nel modo che vuole, però rispetto all'immutabilità dei dati sono anche questi dei dati. Allora dico, da questo punto di vista la disponibilità dell'amministrazione è veramente massima. Naturalmente nei distinti, non discordavo, Mariano, tu, Domenico, cioè, perché ci deve essere il punto di vista, guai se non ci fosse un punto di vista diverso, guai, ci indurrebbe magari ad avere un monocolore che non avrebbe senso, magari ci potrebbe indurre in errore, però ci può essere un'unità di vedute che ci porta a migliorare. Non è stato semplice fare l'inventario dei beni patrimoniali, perché lo Stato si sogna dalla sera alla mattina che lo devi fare. Dobbiamo ringraziare l'ufficio, il dirigente facente funzione, l'ufficio, il ragioniere. Cioè, ci sono comuni che sono nel panico. L'Angelo qui si è chiesto il prestigio. Purtroppo io capisco, alcuni rispondono che c'è stato un senso di impazzimento dello Stato. Però siamo in queste condizioni. Poi è vero, si può discutere di quelle per l'efficienza, si mette in campo l'iniziativa, non è che discuto di questo, però discuto nel merito delle questioni. E comunque Lauri ha detto, il fatto di dire che i fondi vincolati a me interessa oggi, e facciamo la fine di lavorare. La contabilità era quella là di un tempo, ma hanno fatto finta che alcune cose c'erano e diciamo, si andava avanti senza tener conto che si poteva. Noi fortunatamente abbiamo questo signore qua, il ragioniere, che
è un pitbull da guerra e fa bene, lo auguro a qualsiasi amministratore di avere persone come Pietro, il ragioniere Pietro Scaldafede, che non è, alcune volte abbiamo anche qualche confronto aspro, caratterialmente siamo simili, però non ti permetti di spendere un bicchiere se non ce l'hai o se non c'è la potenzialità. Ma qui lo sa l'assessore Carovani, ma lo sanno, lo stanno imparando un po' tutti. Stiamo cercando di migliorare la programmazione della spesa perché c'era un modo diverso, ovvero prima si interfaccia con l'ufficio. Non sarà semplice, penso che prenderemo altri rimproveri, perché non è semplice. Io lo vedo in un'azienda, immaginiamoci in un comune dove arrivano 300.000 azioni. Penso che stiamo mettendo in campo una serie di azioni che ci possono portare, diciamo, a respirare se, ripeto, sempre se siamo tra Stato e Regione ci fanno arrivare per respirare, altrimenti saranno periodi sempre più bui. Perché l'intento della politica, come viene detto qua, è quello di andare incontro alla comunità. Ma voi immaginate alcune aree che saremmo costretti ad accentrare la scuola, con i bambini dell'asilo della scuola elementare che devono fare 20 km? No, questo sì, ma questo la normativa non sono buone perché ti dice che devi accentrare. Allora starà nel nostro essere, nella nostra capacità, quello di capire che cosa si può mettere in campo. Abbiamo anche dei licei scolastici, soprattutto dall'area nord, che dicono no, muovendo le loro classi rispetto, però i genitori li vengono a portare a lavorare. E il problema è che il sistema delle scuole di lavorare rischia di collassare perché non abbiamo gli spazi. No, giuro la parentesi. Io ringrazio tutti, anche i consiglieri di minoranza, per la discussione, per aver elevato il livello di discussione. Ringrazio i colleghi di maggioranza che, diciamo, tutti distintamente, l'amministrazione sì, ma anche i consiglieri, contribuiscono quotidianamente e mi auguro veramente che possiamo migliorare anno dopo anno, anche se non sarà semplice. Grazie sindaco, quindi procediamo con la votazione e i due punti saranno votati separatamente. Quindi procediamo con la votazione del punto 3. Con voto nominale, prego signora Marisa. D'Amboglia, Gagliardi, Carlomagno, Secondi, favorevole, da parte Giulio, sì. Nicodemo, sì. Orazio, sì. Boccia, sì. Ricciardi, favorevole. Amato, sì. Chiarelli, sì. La Banca Mariano, sì. Sì, sì. Ghirbo, sì. Tornato, sì. Schettini, sì. Crescita, sì. Quindi con 16 voti favorevoli il punto 3 è approvato. Ne votiamo anche l'immediata eseguibilità, voto palese. All'unanimità il punto 3 è anche approvata l'immediata eseguibilità. Procediamo con la votazione del punto 4, appello nominale, voto nominale, prego segretario. L'Ampoglia, favorevole. Gagliardi, favorevole. Zaccarino, favorevole. Carlomagno, Felice Conti, favorevole. La Banca e Giulio, favorevole. Nicodemo, favorevole. Forastiero, sì. Boccia, sì. Ricciardi, favorevole. Amato, Chiarelli, sì. La Banca Mariano, no. Pietro Raffaele, assolutamente no. Ornato, no. Pettini, no. Cresci, no. Il punto 4 invece con 11 voti favorevoli e 5 contrari è approvato. Ne votiamo anche l'immediata eseguibilità per voto palese. No, tre non si sono espressi, quindi stiamo votando l'immediata eseguibilità. All'unanimità è approvata l'immediata eseguibilità. La seduta è sciolta. Buona serata a tutti.